E benvenuti e bentornati in Intel Show! Vi vogliamo un po' di sì in chat? Sì, Lo stream sta per cominciare? Sì. sì. Ah, avete la vostra risposta. Sì. Eccoci qua. Più onesto che mai. Sì, ho visto che sono completamente contro. Cioè... Tutto questo quindi è meraviglioso. È casa, però, sei, un... sei stato morso da me. Vieni vieni, vieni, vieni io qua. Stare... Io ero esattamente dove ero durante le riprese. Eh ma c'è la chat, qui. quindi bisogna... Quindi mi devo mettere la camera qui. un po'. Che... Metto più vicini, vicino a Rob. Più vicini, ancora un pochino. Buonasera chat, bentornati sulla nostra chiacchierata settimanale. In talk show questa sera come avete visto dalle storie specialone con tutto il cast di Dungeons and Dragons Forgotten Realms l'ultima campagna uscita eh, prima della ripresa di Navigavia naturalmente sul canale youtube di Intail quindi che bello vedervi ah. tutti, tutti qua presenti dai stiamo facendo le chiacchierate conclusive un po' un wrap up di questa esperienza io direi un crap oh. ma boh però con la mono. stranezza che al posto del master non abbiamo Gian Andrea, ma abbiamo Manfredi, Sì, che no, sì, è, è, tutto, è tutto invertito Master swap Sì, su quelle cose strane. tipo non far mai conoscere al tuo nemico la tua prossima mossa, no, capito? È eh, su un Zulu, l'arte eh, della guerra, esatto. quello che era. No, è che abbiamo switchato un totti cose perché qui prima c'erano Simone e Sara e, e, mentre adesso sono dall'altro lato del tavolo. Da quel lato del tavolo c'erano Manfredi e Rob. E al posto dei, del master, appunto, c'ero io. Quindi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo invertito i lati dei tavoli così, sì, guardate che continui. E io mi sono messo eh. al posto di Manfredi. Cioè, Quindi. ragazzi, che. quelli che ti controllano le scenografie, le sceneggiature, esatto. ci fanno. Noi no non ne li ne abbiamo. Non li abbiamo, no. esatto. Noi... Quindi, improvvisiamo. No, no, così, no, no, diciamo. no, noi non li usiamo. Allora, perché li tenete? Così possiamo evitare di usarle. Le teniamo per evitare di usarle. Mm. Hook capitano Uncino. No. che cazzo, è tirato capitano fuori. Il master il commander delle citazioni. Master and commander. <ride> Quanto bello. Box. Dunque, noi eh, nelle puntate scorse, quindi la puntata 0 perché l'abbiamo chiamata così 1 e 2, abbiamo parlato di tre argomenti. Il primo, la dichiarazione di intenti o gli acorn funziona? Era la domanda che ci siamo posti, e naturalmente la risposta è stata sì. Giocatori tossici e come domarli, che è stata una puntata proprio con un successone perché. C'è così tanto da dire e abbiamo un sacco di ciccia sull'argomento che vi riproporremo in puntate successive. E l'ultimo argomento che abbiamo trattato è stato eh, come gestire la morte di, del proprio personaggio o del personaggio di uno dei propri giocatori. E tra l'altro ti aggiungo, è eh, tipo la puntata è di in talk show, ma anche una delle live in generale di Talk, che è andata meglio dal punto di vista delle views, delle interazioni, sui ricaricamenti di YouTube. Non so se perché c'è stato il putiferio de, eh, legato ai VOD per i sub solo per i sub che non venivano ricaricati però in generale comunque eh, ho visto che è andata benissimo è piaciuta un sacco ma che se ne parli bene se ne parli male se ne parlo il parli. concetto è quello Io sono, sono molto d'accordo con questa filosofia <ride> sì, sì. mi devo no, dire mi devo dire infatti adesso <ride> abbiamo deciso che inizieremo a fare anche le challenge mm. tutte quelle robe lì Beh, eh, tu hai già Chubby fatto la, tu <ride> hai già fatto sia Chubby Bunny <ride> che Cinnamon Challenge non è finita bene Simo non, non, non ricordiamolo. <ride> eh, non ne parliamo. Ma andiamo avanti. Dragonfire, sono contentissimo per te. Mi ha detto che ha preso 7 e mezzo È il ragazzo che mi ha scritto la settimana scorsa perché aveva paura di prendere un voto basso. Un'interrogazione per seguirci, ah, eccetera. Se ho... È un voto basso. Vabbè. <ride> uh, deve sperare di non essere interrogato in storia domani perché la sessione è venerdì. Dai. Eh. Allora, um, dicevo... C'è stata tutta questa interazione e devo dire che in chat un sacco di persone. Prima le ho viste scrivere grazie per l'ultima puntata perché mi avete dato un sacco di spunti per gestire la morte. Per esempio, ho visto del famiglio. Uh, un master mi ha scritto in privato dicendomi grazie perché non sapevo come gestire questa cosa qua. Quindi. Ragazzi, siamo felicissimi quando ci date questo feedback perché siamo contenti di aiutare siamo qui per imparare tutti insieme, ma soprattutto per mostrare e tramandare tutta la conoscenza che abbiamo accumulato in anni e anni di GDR in tutti i sistemi possibili che possiamo coprire. Ma soprattutto siamo contentissimi quando scopriamo che per seguirci evitate di studiare a scuola. <ride> ecco! E era proprio quello che volevamo. Perché... Chi si dissocia alzi la mano. No, no, io <ride> mi associo! No! No. Perché? Perché tu non, non è che vai a fare l'interrogazione di storia, tu racconti una storia, capito? Esatto. E quindi è quello. Esatto, Quale è storia? Che paracolica. <ride> <cittadini. ride> esatto. Allora io, visto che queste sono state le puntate precedenti, approfitterei dell'occasione, seguirei la stessa identica scaletta e applicherei il tutto al nostro. Al nostro giocato, alla nostra campagna di Dungeons and Dragons. È come, era... come giustamente prima diceva Rob, stiamo facendo un po' un wrap-up sì. di tutto quello che è stato il nostro viaggio nei regni dimenticati. E secondo noi c'è qualcosa da tramandare anche in questo senso. Qualche behind the scenes carino che può rafforzare, sottolineare i concetti di cui abbiamo parlato le settimane precedenti. Quindi faremo un po' un ritorno alle origini, nel senso torneremo indietro tra tutti i temi che abbiamo trattato per contestualizzarli in quella che è stata. andando una... in ordine cronologico, direi. Mi Ma sembra... quanto indietro dobbiamo andare? Dobbiamo <ride> andare alla seconda guerra mondiale? Alla rivoluzione russa? Oppure è la conquiste napoleoniche, o forse ancora più indietro, come l'Egitto. Andiamo in Egitto! <ride> sì, facile. Ma <ride> ah, io consiglio di fare un pre-post, tipo come erano le aspettative prima, e ora cosa ci rimane di questa campagna di D&D? L'esperienza, cosa, cosa ci immaginavamo prima di iniziarla e cosa abbiamo adesso, poi abbiamo concluso. Guarda, mi aggancio subito a questo ah. concetto che hai appena espresso. Il primo, la prima puntata è stata sulla dichiarazione di intenti, quindi in un certo senso la dichiarazione di intenti è quello che ti puoi aspettare dalla campagna che andrai a giocare. No? Quindi Effettivamente, approfondiamo questo discorso qui, perché alla fine si trattava di una campagna sponsorizzata. E quindi giustamente chi ci guarda può pensare. Poiché era sponsorizzata, è cambiato qualcosa? Avete avuto delle linee guida a cui dovervi insomma fidare sì. nella realizzazione del prodotto? Quindi, com'è, come è andata questo processo? No, di... C'è stata questa chiacchierata pre-campagna. Chiedo in questo caso soprattutto al master che ci ha accompagnati mm -hmm. ci ha guidati questa avventura dello starter set dell'essential kit B -b 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 allora, nel frattempo sono Sì, siamo Simo sta facendo che... regia in temporale, io parlerò tanto esatto. guarda, guarda io ti, e ti cambio manualmente io. ma tanto io e te Manfredi siamo abituati a essere voci nell'ombra, quindi non è un problema vuoi... ho fatto, ho fatto dove mi... <ride> voci nell'ombra oppure <ride> quattro pinne all'orizzonte <ride> no, mi, mi stava disturbando che c'era molto più spazio sul tavolo qui eh. rispetto a qua però basta, cioè non posso tenere Madonna, aspetta, eh. ma rinquadrami un attimo Madonna quanto ma cazzo sono largo, ragazzi. Smettila. Ma largo in senso negativo, sì, sei no? non grosso. Praticamente alvaro Vitali, zio. Non eh, no, io sono diventato Ma non è de, de, de del grasso ma... con il poro che dovevo parlare oggi. Giusto, hai ragione. Ma smettila. Uccellaccio allontanati. Uh. <ride> <ride> okay. Allora, la, eh, lasciamo perdere i nemici finali boss assurdo. No, scherzo. Allora, uh, in realtà le linee guida da parte di Wizard erano sono state poche non in senso non gliene fregava niente Fate un po' quello che volete parla così la responsabile di Wizard non è vero <ride> ma chi è? No, oggi no. sì è eh, una bella piatana no è eh, un sono... no ma sto sto Ragazzi, ragazzi sono Da stamattina sì, abbiamo no, girato tutta la giornata un è, siamo un, un po' like cotti... su YouTube ah, Gian Andrea dissa Wizard ma non è vero Vabbè, ma adesso abbiamo Sabà Contisemita andiamo avanti dai che prego. bello Sabà Contisemita <ride> vai vai allora, prego um, le linee guida che ci aveva dato Wizard erano poche che più che altro avevano pochi punti estremamente chiari. Noi vogliamo che eh, in quattro episodi voi tocchiate lo starter set e l'essential kit, poi su. Eh, volete utilizzare i personaggi eh, prefatti o crearne? Decidete voi. Um, qual è, diciamo, il, il mood lo decidete voi? Um, se utilizzare i nomi eh, classici, quindi in inglese come Neverwinter, Baldur's Gate, Westgate e simili. O utilizzare le nuove traduzioni, decidete voi. Um, sono stati molto tranquilli, molto sereni e molto fiduciosi. Quindi la, diciamo che il, il recinto che loro ci hanno dato era stretto per diciamo, la quantità di cose che potevamo raccontare perché avevamo quattro episodi, ma al di fuori di quello avevamo molto spazio per muoverci. Quando mi è stato dato l, il compito diciamo, di fare da master per questa mini campagna in quattro sessioni, uh, mi sono fatto un'idea abbastanza chiara. Prima di tutto mi sono andato a uh, spulciare Starter Set ed Essential Kit per capire uh, che cosa farvi giocare. Uh, non volevo farvi giocare in puntata la prima, uh, il primo capitolo dello Starter Set perché Duval, cioè nel senso quasi chiunque abbia mai toccato Dungeons and Dragons ha giocato almeno il primo capitolo dello starter set perché spesso e volentieri alle fiere, ai centri giochi educativi è la prima cosa che ti fanno giocare perché è semplice l'inizio è molto easy a fronte dei goblin e poi giù nella miniera nella caverna Cragmow eh, uh, ed era un po' noiosetto già visto ho preferito farvi partire dal capitolo successivo perché più PNG, più cose con cui potevate interagire, un po' più di dilemmi morali, piuttosto che ammazziamo questi goblin e basta. Certo. Um, botta di culo, l'Essential Kit è sempre ambientata a Fandalin, quindi il salto dal capitolo 2 al capitolo di, di poi dell'Essential Kit era semplice, mm -hmm. perché se invece avessi scelto un capitolo più avanti, voi praticamente abbandonavate Fandalin in un certo senso vi spostavate certo. verso altre mete quindi ho selezionato il capitolo 2 dell dello starter set e poi una delle 6.000 missioni che sono comprese all'interno dell'essential kit perché mm -hmm. l'essential kit è proprio eh, randomico è quasi un sandbox da questo punto di vista perché ci sono 12.000 missioni il, il party decide quale missione fare e il master randomizza se compare il drago bianco o meno per poi andare a chiudersi appunto nella, nella tana del drago bianco io ho voluto dare 1 e 2 e la dichiarazione di intenti, almeno per come l'ho intesa io e come l'ho esposta a tutti i giocatori, è: ragazzi, io ho poche cose che voglio. Uh, ovvero, mi piacerebbe uh, mostrare uh, razze che in Luxastra sono estinte o non giocate, quindi appunto il Dragonide, quindi appunto uh, una Tiefling. Mi piacerebbe mostrare anche delle classi. Che uh, sono state viste poco. E quindi, appunto, abbiamo il paladino e lo stregone. Eh, uh, ah, no, quello che ci sono, sì. ma non come, eh. non come, eh. non come Momo. Vero, vero. E uh, l'altra cosa che ho detto è: mi piacerebbe. Che ognuno di voi creasse un personaggio non la mega Madonna oppure qualcosa di estremamente complesso, roba che tipo ti porti avanti per dieci anni di campagna. Infatti, per dire Simo, quando mi aveva esposto la sua prima idea di un personaggio, gli ho detto: Simo, meno, fai meno, diminuisci, riduci all'osso, non creiamo qualcosa di atroce, di assurdo, creiamo qualcosa di semplice, qualcosa di semplice, magari anche di classico. Vedi il ranger elfico, vedi l'umano barbaro. Uh, ma originale nel suo, nel suo piccolo. Infatti, Elu, come si è visto poi nel terzo episodio, ha un background molto originale, molto, uh, molto sensato ed è venuto in testa a te. A sì. me piacerebbe, sì, appunto, sì. fare qualcosa sul, sul discorso della deforestazione. Voglio, mm. voglio viaggiare per creare una mappa sì, moderna. Una in cui una persona si può un attimino anche riflettere, come dico anche mm. nel video che è uscito fuori, perché. Ok, che ci sta giustamente in un mondo fantasy, tu puoi tirar fuori veramente le cose più allucinanti. Sì, però mi piaceva dare un'idea un attimino un po' più terrestre, in cui uno mm. può dire, beh, io questa cosa la faccio davvero. Metti caso c'è davvero uno che lavora nella forestale, che dice, cazzo, sì, sì. <ride> fa esattamente quello che io faccio... Vi blocco un nanosecondo Prego. perché Gatto Quantistico chiede, ho iniziato a giocare da poco ed ho iniziato subito come master, purtroppo e per fortuna, eccetera, eccetera, eccetera. Um, chiede, il giocare a un'ambientazione già fatta non toglie parte del divertimento del fare il master. Blocco un secondo la domanda? per lanciare subito l'appello ovviamente mi sentite come voce nell'ombra come diceva Gian prima perché eh, le cam sono su di voi ma eh, ricordatevi se volete farvi una chiacchierata con noi ci dovete fare delle domande di nuovo su dichiarazioni di intenti morte del personaggio e eh, giocatori tossici e come domarli mettetevi immediatamente in coda su Discord se Discord e Twitch sono collegati potete andare sul Discord di Intail discord.gg slash Intail l'abbiamo messo in tutte le storie possibili e immaginabili dovreste trovare un evento in cima a tutti i possibili canali testuali da lì potete accedere comodamente con un tasto alla stanza dove potete mettervi in coda alzare la mano e i nostri moderatori che salutiamo e ringraziamo tantissimo vi faranno entrare in ordine cronologico in una stanza con noi per farci una bella chiacchierata qui in diretta che abbiate la webcam che non abbiate la webcam quindi ho messo in standby la domanda adesso rispondiamo venite assolutamente a farcele a voce perché a noi fa un sacco piacere Dicevamo, toglie divertimento secondo voi? Oh, in questo caso anche Gianni no, Per me. No. Cioè, se l'ambientazione mi piace, tutt'altro. Perché mi permette un attimo di giocare quasi a fare le fanfiction. Io all'attivo ho fatto uh, una. Qual è il problema? Sì. Era apposta quello che. <ride> <ride> Tranquilli, qui nel... A posa, oh, a posa. Um, per dire, io ho fatto all'attivo una mm -hmm. campagna su Vampire la Masquerade. Sì. Ho fatto uh, una one shot al momento originale, ma molto ispirata da uh, Kim Possible, Fillmore, uh, Dieci Disney cose che ho di te. Sì, proprio ma... Disney Channel. Mm -hmm. Sto scrivendo altre eh, possibili campagne. Una che è la una delle più attese da parte mia: è la campagna su Avatar, l'ultimo dominatore dell'aria e la Gen of Korra, mm -hmm. eh, Che mi sto scrivendo pensando facendo la super, mega viaggione e simili. Ne ho pensata un'altra, molto ispirata appunto ai film, ai videogiochi e le storie d'avventura, quindi alla Uncharted, alla Tomb Raider, e simili. A me, personalmente Piace muovermi fare lo slalom in, in ambientazioni e in eventi già narrati. Mm -hmm. Ma devo conoscerli bene. Io, ehm, parte della, della storia di Augusta Sanguinorum è ispirata: cioè ho preso paro paro un ipotetico fan film di Assassin's Creed che io ho scritto quando avevo vent'anni. <ride> un sacco di quegli elementi li ho riutilizzati, mm -hmm. perché era ambientato a Torino quel, quel fan film, ma sì. ho riutilizzato un sacco di quei segreti, misteri roba del genere. Eh. quindi personalmente no. Hai girato quella serie che c'è su Amazon, Assassins, hai No, no. Oh, mamma mia. Sì, sì, ma quella serie tu l'hai eh, guardata. No. La risposta quindi direi che è no. No, personalmente Io no, ma dipende. sono perfettamente d'accordo con te. È la prima volta che sto usando un modulo prefatto e mi si è aperto un mondo. Io credo che in realtà anche in termini di creatività ehm, il modulo prefatto sia una sorta di comfort zone. Se, fossi, se potessi tornare indietro, forse la prima volta avrei utilizzato un modulo prefatto perché eh, ti mostra subito... La potenzialità del gioco ti mostra subito come gestire determinate situazioni perché te lo scrive, ti dice proprio: paro, paro, se succede questo, fai questo, se succede quest'altro, fai quest'altro. Ed è molto, molto carino. Poi puoi cominciare a spaziare. Invece, se parti subito con un'ambientazione ombrio. Eh, All'inizio può essere un attimino, però insomma funziona tutto, alla fine si arriva... A... Dipende a... da 6.000 cose. Assolutamente. E comunque per quanto riguarda la DDI io avevo poche pretese da parte dei giocatori e tutti i giocatori mi hanno portato esattamente quello che volevo. Qualcosa di uh, non visto in Astra vedi te e mm -hmm. vedi Simone, e qualcosa di molto classico, vedi Rob e vedi Sara con appunto il, il Ranger Elfo e l'Umana Barbara, ma... Non stereotipati, non, cioè lui non è il classico Ranger Elfo o Legolas, lei non è la classica Nana Barbara alla, sci, eh, alla Red Sonja o il No, hanno tutte e due mostrato un qualcosa di classico ma con una chiave eh, nuova, originale, fresca Questo ha permesso secondo me di mostrare al pubblico uh, due cose importanti mm -hmm. uno, che non bisogna creare qualcosa di assolutamente atroce, assurdo o shonen per fare qualcosa di bello o di divertente o originale due, anche la scelta più classica può avere una, una sua uh, diramazione una sua versione um, abbastanza originale e personale ha senso Vorrei estendere a questo punto la domanda alla chat, qui abbiamo ancora questa che mi sta praticamente fotobomberando, mm -hmm. dovrebbe essere a posto, è <ride> un piccolo setup, um, estenderei al party questa domanda, estendendo quello che ha detto Gian che ringrazio. Perfetto, così vado a prendere il tè per sì, me, per Bravissimo. <ride> um, come avete conciliato la necessità di pubblicizzare un prodotto con la vostra... Identità di giocatori di ruolo, cioè quindi con la vostra personalità al tavolo. Come vi siete sentiti quando vi è stato detto? Avete la responsabilità di pubblicizzare qualcosa e questo come ha impattato poi quello che siete andati a portare durante le riprese? Partiamo io, facciamo una spiegazione personale un po' eh, di esperienza. Io principalmente allora, eh, qua devo splitare un po' il ragionamento perché io devo ragionare sia da e attività, in questo caso appunto come Intel, che da persona. Pertanto la particolarità di questa campagna è stata quella di essere coinvolto intanto in un progetto in cui io non ho mai avuto modo di mettere piede, perché? Perché sono un giocatore di DD molto, molto novizio, però ero elettrizzato dal fatto di poter avere a che fare con un party che andava ad affrontare un'avventura già scritta, cosa che non mi era mai capitata. Quindi comunque la, la possibilità di affrontare questo da un lato e quindi fare esperienza al tavolo e dall'altro... Lavorare su un prodotto, tra virgolette, su commissione, perché alla fine comunque la libertà creativa all'interno dell'avventura rimane, cioè, non è che giochi esattamente riga per riga, certo. seguendo. Uh, diciamo uh, perfe alla perfezione tutte le cose che vengono dette. Era una sfida interessante, è un po' guarda, alla fine è... cioè, queste quelle sono linee guida, non è che tu hai uno schema prefissato se non dei punti principali come ad esempio i nomi delle città, magari i personaggi, gli NPC eccetera. Alla fine l'avventura ognuno di noi la vive, anche motivo per cui noi alla fine degli episodi dicevamo pure sia del secondo che del quarto che alla fine altri avventurieri vivranno questa avventura in altro modo ed è qui la cosa bellissima secondo me. Pertanto l'operazione su commissione non si è sentita tanto perché era semplicemente un'idea di questa è l'esperienza che vogliamo portare, che, vo che vogliamo voi... Diciamo, do eh, dovete portare il vostro pubblico, vivetevela e ce la siamo vissuta. Quindi io me la sono vissuta proprio 100% da giocatore mm. e sono stato contento così, veramente da paura. Crovus, ma mm, io diciamo che volevo portare un personaggio classico, però in maniera un pochino diversa. Nel senso che chi ha visto il video su YouTube dove c'è la mia intervista, che vi invito a guardare insieme anche a tutte le altre. Del party, sa già. Chi ha visto sa già che io volevo portare in realtà un, ba un bardo al tavolo, non un barbaro. Un bardo che invece di suonare uno strumento lanciava i pasticcini, i biscottini per dare ispirazione. Però mh, mi è stato detto, no guarda sarebbe un po' troppo un casino, andiamo troppo sull'ombriù, fai una cosa più classica. Ho detto, boh, più classico di così si muore, barbaro. Perché tu sei stata frenata da Gian nel... Fare qualcosa di meno eccentrico, diciamo, eh, Ma allora frenata, scusa Siri, che vuoi? Devi fare un barda. Ha detto, mi dispiace. No, nel senso, sì, no, in effetti, un'altra cosa che avevo detto nella DDI è utilizziamo soltanto il manuale del giocatore come manuale di regolamento, niente Xanatar, niente Volo Guide, niente Tascia Atteniamoci a quello che la gente può trovare facilmente nello starter set o nel manuale del giocatore. Eh, infatti, ho detto, facciamo una cosa totalmente fuori da tutto. Perché ho detto, perché no? Una cosa Umbriu ci sta perché Comunque puoi far vedere effettivamente ai giocatori, a chi si approccia, che puoi fare quello che vuoi con il manuale. Non devi per forza fare quello che c'è scritto, puoi andare anche fuori. Il problema è che Momo è stata creata letteralmente una settimana prima delle riprese. Non c'era tempo. Non c'era tempo. Sì, sì, non c'era tempo di andare a fare una cosa troppo... Michi sì esatto quindi vabbè ho detto teniamo comunque la componente della cucina e andiamo a fare una cosa più, più classica non, uh, non cioè diciamo che ho voluto portare il personaggio stupidello ma in maniera più intelligente più, più pensata più, più ponderata con personalità e, sì credo di esserci riuscita a modo mio eh ci sto ci sto molto e sono contenta eh. momo è la mia bambina bella con le bubas, eh, vabbè, importantissimo. <ride> Io mi sono un attimino perso la domanda. Te la ripeto Grazie. volentieri, cioè, Grazie. come hai conciliato la necessità di pubblicizzare un prodotto con la tua identità di giocatore? Ah, di ok, pubblico? semplicissimo. Uh, con, la, con la mia identità di giocatore? Sì, eh? con, con la tua personalità al tavolo, cioè, come tu normalmente ti approcci a una campagna? Ma uh, allora, il fatto è che um, um, bisogna sfatare un attimino un mito. Uh, fare una campagna di GDR per un prodotto come YouTube, magari a differenza di Twitch, dove ci sono tensioni in ballo decisamente più importanti, mm -hmm. cioè, qualsiasi cosa può succedere, può andare storto, qualsiasi cosa in diretta è un problema. Nel registrare. È un problema sempre arginabile perché se ti va male una registrazione puoi magari stoppare per tempo, se mm -hmm. non funziona l'audio c'è qualcuno in regia costantemente, c'è l'editing che può eh, in post-produzione ti permette magari di coprire un errore. Quindi non c'è in realtà per un prodotto come Dungeons and Dragons, Navigavia o Luxastra. Non, non ci sono elementi che ti portano a mh, giocare forzatamente. Quindi l'obiettivo per fare un buon lavoro con Wizards, in questo caso, e realizzare quindi un buon prodotto audiovisivo, era semplicemente giocare divertendosi certo. al massimo. Nulla di diverso di quando ti siedi. Per giocare una campagna anche fuori dalle telecamere, anzi io, io preferisco infatti Luxastra, navigabile, Dungeons and Dragons, alle le live GDR su Twitch perché c'è qualcosa, una componente interna che porta più tensione rispetto appunto a quello. Per me proprio giocare Dungeons and Dragons non è stato diverso rispetto al giocare fuori dalle telecamere. E credo anche per gli altri stessa cosa per Luxastra. Magari per Luxastra c'è un po' di tensione in più perché si, si avverte il peso dell'importanza De, della, dell della campagna però in questo caso ehm, non c'era nulla quindi mi sono impegnato nel cercare di ehm, portare un personaggio diverso rispetto a quelli che avevo portato fino a quel momento che tendenzialmente erano viravano sempre verso il comico persino frank che magari aveva elementi più drammatici eh, rispetto sicuramente ad Anne eccetera Comunque Moloko volevo portare un, un personaggio che fosse prevalentemente serio E che quindi mi mettesse nella posizione di dover cercare per forza di uscire dalla mia comfort zone ehm, Però non, non ho avuto particolari difficoltà Perché cioè, la, la difficoltà è stata più nel costruirla Perché inizialmente appunto raccontava John che mi ha dovuto nerfare un attimo mm -hmm. Uh, per allinearci a quello che era un po' il canone della, della miniserie, però poi certo. una volta che ho individuato il tipo di personaggio ed è iniziata la campagna ha preso forma nella mia testa, ah, ok, ruolare tendenzialmente seri implica questo, mm, poi nell'esattezza i passaggi mentali non ti so dire quali sono stati, è stato molto istintivo. Ma il fatto di mm, ruolare un personaggio serio quanto è di peso dalla tua volontà di provare qualcosa di diverso in qualità di giocatore e quanto dalla serietà imposta dalla sponsorizzazione? Mm, non mi sarei... ovviamente cioè, non è che mi metto a fare un personaggio comico, nel caso in cui volessi fare un personaggio comico, che rischierebbe per tipi di battute o cose di compromettere un contenuto... Sponsorizzato, sinceramente, anche Anne, che è quello un po' più eccentrico, mm -hmm. ci sarebbe stato anche bene. Un mm -hmm. in una campagna come quella di Wizards of the Coast Magari avrei evitato, avrei tolto proprio determinate eh, parolacce che in, nel caso avrei bippato, e nel caso di, di, di Wizards le avrei proprio eliminate. Certo però sinceramente non c'è stato nulla che mi ha eh, quindi commolo, cioè l'obiettivo, cioè la, la mia idea di fare eh, un personaggio come Moloco veniva già da me, era spontanea, mm. non sono stato indirizzato da qualcun altro o non, più che altro erano... non mi è venuto perché dici cavolo, c'è Wizards che ci guarda No, io volevo fare quello. Non mm. ho avuto anche tanta libertà. No, più che altro è anzi, cioè, all'inizio del party dicevo, secondo me riproponiamo pattuglia vigile, mm. quindi Rob, Manfredi e Sara, che in pattuglia vigile abbiamo visto che avevate già un bel feeling, avevate già un ritmo interno vostro che funzionava. E come quarto, perché secondo me in quattro uh, funzionavate al meglio, io volevo Simone, perché mm. Simone non ha Uh, purtroppo nelle varie giocate che ha fatto Non è, come spiegavo anche nell'intervista Non è mai riuscito veramente a portare Un'idea di un personaggio serio come avrebbe voluto Perché Ann è il primo Han è diventato serio Perché all'inizio lo spiegava anche lui È un bambino Han Quindi scapestrato Non conosce il senso di responsabilità Magari ogni tanto ribellino Ed è cresciuto nel tempo Verso la fine della terza stagione Vediamo un Han più maturo uh, Per quanto riguarda Frank Lui voleva partire con un'idea Che ha cozzato fortissimo con Cosa col fatto che erano tutti dei bambini dodicenni e è difficile mettere le briglie e stabilire della leadership all'interno di, di un party di dodicenni per quanto riguarda Armored Soul è andato semplicemente tutto in bacca se il master me lo consente e, di... e per quanto riguarda Cyberpunk invece lui ha voluto fare un personaggio con un sottofondo un, veramente un um, un, un qualcosa che sul fondale era molto serio, molto drammatico, che però nei suoi outcome, nelle sue scelte del genere, nell'esecuzione risultava uh, una linea comica, non tipo un clown, ma un, un casinista. Ero, ero nella cappella di Cyberbank, ero decisamente un assist più che altro, perché non ero, mh, ero un bambino e, in un party di adulti. E soprattutto un bambino quasi figlio di un altro personaggio mm -hmm. che era quello di Matt, che aveva molto carisma. Quindi, no, no, ma. E sono andato, in tutti i casi in cui ho creato un personaggio, sono andato nella direzione in cui volevo. E Moloco semplicemente era la mia voglia di portare qualcosa di diverso al tavolo. Ma penso che un po' tutti, cioè anche Rob, sentendo l'intervista, voleva portare qualcosa di diverso. Sara, idem, vabbè, aveva magari delle idee in mente, però poi. <ride> infatti, commentando rapidamente il fatto che qualcuno ha avuto la pessima idea di darti delle granate in quella campagna di cyberpunk, um, mi verrebbe da dire. E, mi interessa molto quella parte di tavolo a riguardo, cioè Simo e Sara. Um, tu hai detto che avresti portato un personaggio un po' diverso ed, ed è stato Gian a uh, dire meno, basta meno. Sì. E se non ricordo male, Sara voleva portare un bardo un po' particolare inizialmente anziché un yes. barbaro, no? Quindi in un certo senso la dichiarazione di intenti nella sua semplicità, nella semplicità che suggerisce, che richiede anche il giocare allo starter set, il kit essenziale e mandare al contempo un determinato messaggio, ha inficiato su quella che alla fine è stata la vostra esperienza di gioco, vi siete dovuti adattare a delle regole concordate. Però l'ho fatto come credevo meglio, quindi sì, l'avete senso... fatto alla vostra maniera, sì, sì, però sì, sì. È si è dovuto scendere immagini. a patti, diciamo così, a un certo sì, punto: ma nulla di tanto diverso rispetto a quello che mi è capitato in altri casi. No, certo, eh, ogni volta mi è capitato di creare un personaggio per una campagna. Comunque mi sono. Ho, ho sempre, ho, non so se è perché lo facevo io, ma in generale, mi sono sempre voluto eh, allineare a quella che era l'idea della campagna, mm -hmm. che c'era innanzitutto, da parte del master. Che ambientazione è? Quindi mi sono sempre un po' modificato fino all'ultimo il personaggio per essere sicuro che proprio potesse essere azzeccato, sia appunto per l'ambientazione che per il tipo di parti. A volte mi studio anche un attimino analizzo vagamente quelli che potrebbero essere eh, i miei compagni dei parti, i miei, miei i personaggi, i compagni dei parti, per capire, ok, evito magari di fare la stessa cosa di qualcun altro, perché rischierebbe magari di, cioè, anche portare della monotonia, no? Mm. Se, io avessi fatto, se qualcun altro avesse fatto uno stregone, studioso, Beh, possiamo... come Luxastra, prima stagione, che tu avresti voluto fare il ladro però sapendo che io uh, volevo portare i galgi, ho detto no, vabbè, il personaggio che porta da un botto di tempo è già fa il ladro, non faccio anch'io il ladro. Sì. Esatto, e... tutti i ladri nel party. <ride> <ride> a chi oh, ma chi tutti? guardati. Nella penultima campagna che stavo masterando avevo due ladri perché non volevo scontentare a nessuno dei due oh, giocatori. Quindi, sì, Erano molto diversi tra di loro e quindi bastava così. Um... Ma, comunque non intendevo proprio eh, la classe, possono esserci anche due personaggi della stessa razza, della stessa classe per quanto mi riguarda, è proprio il carattere che... Delinea il personaggio, possono esserci tranquillamente due ladri, due bardi, magari uno prende un percorso, l'altro prende un altro a livello di sottoclasse, eccetera, però è il carattere secondo me che determina se una cosa è monotona o interessante. D'accordissimo, davvero. E, um, mi interessa molto questa cosa di differenze tra campagne rivolte a un pubblico, campagne giocate privatamente. Per come l'ho vissuta io, non c'è stata nessuna differenza. Quello che faccio al tavolo qui con voi lo faccio su Discord con i miei amici la sera. Io ne approfitto Questo per fare una domanda a tutti quanti, visto che ognuno di voi ha fatto sia campagne giocate in live che giocate registrate. Qual è quella dove vi sentite più in comfort zone, sinceramente? Basta giocare, <ride> non, non hai avvertito delle, delle dinamiche che magari ti, ti costringessero in determinati Cioè, quando giocavi in live, per te era come giocare non in live? Ma sì, tanto la chat non la vedo, come star su Discord. Io ho una risposta a questa domanda, forse un po' più intrigante. Mi è successo entrambe le volte: sia quando siamo andati in live con Pattuglia Vigile, sia quando poi mi sono trovato di fronte ai primi istanti di telecamera. Non ha cambiato il mio modo di giocare, ma l'ho sentito emotivamente. Il peso di stiamo per far vedere a delle persone quello che stiamo facendo qui, no? Il pensiero comunque ce l'ho, e ho quel momento di estraneazione in cui dico: mm, Ok, però. Poi entro nel mood e vado. Scusami, quindi... Però concretamente questa cosa come influisce nella tua giocata? Cioè secondo me solo che è meglio perché ti, ti porta nella posizione di dire devo dare una performance, de devo giocare con attenzione, quindi magari evito di scaccolarmi, guardare il telefono o mangiare <ride> le patatine, cosa mm -hmm. che farei magari in una campagna casalinga. Mm, no, a, a volte, vabbè, però <ride> sono d'accordo con Sara che scuote la testa. Dipende in dagli individui. Tui, Dip ma. Dipende, 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 dipende da... da, da ok, da vabbè, ma infatti vedo che abbiamo opinioni diverse. cioè per me, eh, magari è perché io sto dietro anche alla regia in generale, quindi sapere che stiamo andando in live mi porta a mille ansie. Beh, sì. Cioè, Abbiamo sì, scosso sì, sì. la testa, ah, okay. però io, specificatamente sui telefoni e sulle distrazioni, ho scosso la testa sì. perché il gioco mi sta facendo divertire. Perché devo distrarmi dal gioco? Cioè, cavoli, no, no, è già no. il mio intrattenimento del momento. Che ti erano ti dico... degli esempi? No, no, infatti mi aggancio al... oh. ho capito che erano esempi e mi aggancio a quello che stavi cercando di dire. Uh, forse l'energia. E ne parlavamo prima in privato, cioè capita che arrivi a casa stanco, devi masterare o giocare una campagna tra amici, tacitamente tutti sono d'accordo, sanno che magari sei un pochino appesantito, non sei al massimo, quindi magari nelle descrizioni, nelle cose ci metti meno energia, c'è cioè un po' meno adrenalina che ti tiene su, no? Ecco, magari l'adrenalina è una botta in più che ti dà quella carica per, ok, descrivo bene questa cosa qui, cerco di rendere scenica questa azione. Prende un po' in meglio in quel senso lì, ma non è niente che già non ci sia. Rob? <ride> no, perché stanno parlando solo di May Manfred. No, no, lo so, lo sono mi, mi è un attimino sconvolto. Tu hai principalmente giocate registrate <ride> e una sola live. <ride> sì. No, scusa, no, stavo per. Ho di, di fatte di live? Sì, ho fatto anche quella di a sì, tema Star Master Wars. Comunque, sì. No, ma allora, ma per quanto Star riguarda: questa roba. Eh, sì, sì, sì <ride> ho fatto insieme a te, eri un droid protocollo. È vero! cosa? <ride> eh, era s 400. Abbiamo fatto noi. No, no, io ho fatto la S dopo. S. La s gazzo, io ho fatto la S. Lui ha fatto Abbiamo fatto S con questo cazzo. Io ho fatto. Eravamo io, Giulia, Matt. E tu, sì. Ma ragazzi, avete fatto anche Pattuglia Vigile. Sì, sì, sì infatti no, io quella ricordavo. Io, io avevo rimosso che anche lui aveva fatto Star Wars. Che stai modificato. Stai lui sta modificato. modificato sicuro, però. No, però eh, la differenza tra giocata live e giocata registrata, magari ecco per chi sta come noi su YouTube da tanto tempo, eh, la percepisce in maniera diversa. Cioè sai che andando live, magari quello che succede succede, cioè un one shot del tipo se fai di sequenza 1-1-1 magari mori F. Però invece la questione della, delle giocate invece... Su uh, YouTube è che sai che stanno a creare un prodotto, quindi la percezione che hai è che sai che farai parte di un pacchetto che andrai a dare al pubblico che sarà comunque composto appunto anche da editing, musiche, illustrazioni che serviranno anche a supportare magari una scena particolarmente figa che può essere capitata in campagna. Quindi eh, ovvio che quando vai a confezionare un prodotto che fai per YouTube hai una sensazione diversa, però, alla fine al tavolo. Se ti stai divertendo, il tempo passa e non te ne accorgi. Ultimamente abbiamo anche, vabbè, non è, non è spoiler, l'abbiamo anche annunciato in giro: stavamo registrando appunto la quarta season di Luxussas. Ci sono stati dei momenti in cui ci siamo seduti al tavolo, alziamo l'orologio e diciamo: Ma cazzo, sono le, le 19. Ma okay? che? Eh, abbiamo nove, iniziato alle 10 e mezza. Sono le 2 di mattina. <ride> Capito? Quindi e però gli pensi cavolo poi sta roba qua andrà editata eccetera e verrà comunque raccontata al pubblico con una sorta di eh, tempo di pacing de dettato dalla musica dall'editing eccetera e la cosa che più però mi fa pensare soprattutto la sera a volte io mi metto là e penso alle cose più allucinanti dico ti metti che questi prodotti qua potrebbero Cambiare la giornata, supportare la giornata o semplicemente riempire la giornata di persone che, non lo so, vivono veramente nelle parti più remote dell'Italia che passano il tempo a guardare i nostri prodotti. E secondo me non c'è cosa più fica di una roba del genere. Non ci pensi, mentre stai, giocando, non cioè ci pensi, pensi proprio... mentre stai giocando, però una volta che concludi realizzi questa cosa, e dici magari quelle persone là hanno passato il loro tempo grazie al prodotto che hai confezionato, che sia su una live o comunque un prodotto su YouTube. Quindi sedersi al tavolo e giocare per me uno scopo simile sia in live che per il registrato ma ovviamente per il registrato si ha sempre quella sensazione del sto facendo una cosa che secondo me sarà proprio una figata estrema e eh, ci sta per me non cambia praticamente niente nel durante a me cambia il dopo perché in quelle eh, editate certo Vengono tolte le false partenze, vengono tolte uh, le, gli errori, tipo quando mi impappino, perché succede anche a me ovviamente. E. però. Mi tolgono anche determinate pause, che magari io faccio con una determinata intenzione di una certa lunghezza appositamente E in fase di editing, per questione di flow, per questione di, uh, di musica, per mille motivi Invece determinate pause vengono accorciate, bruciate Posso raccontare mentre... questo aneddoto? Sì, sì finisco sì. la frase sarà e ti dico Sarà che voleva dire una roba sì, sì, che riguardava proprio questa cosa ehm, Mentre invece nel... Nel, nel live sono io che determino il ritmo del mio discorso. Ed è un qualcosa che per me è molto importante. Però ovviamente entri nell'ottica che ho oh, tempini, timpappini. Te Ma al di fuori di questo puro aspetto egoisticamente tecnico e estetico, a me non cambia niente, perché tanto nel momento in cui io ruolo, eh, vado in tabula rasa e agisco e basta, e magari ritorno in me solo per dire due puttanate. Quindi per me veramente cambia il, veramente poco il farlo in live o il farlo editato. Infatti c'era la scena, mi hai fatto venire in mente. Eh, Lascia anche che hai parlato, tu interpretavi eh, l'elfa figa, sorella Garael, eh. l'elfa figa. L'elfa è figa. Eh. Fammi capire, eh, e che parlava... Fammi capisse. parlava con, <ride> eh, con, <ride> con appunto con il personaggio di Manfredi. Mi ricordo che Gian mi chiese espressamente, puoi tenere un po' più le pause, invece quella parte lì è molto cattata. Non ho rimosso nulla dei suoi discorsi se non i fiati, che in quel, mom che in quel momento servivano. Però eravamo in un timing un po' elevato. Tenendo le sue pause sarebbe paradossalmente aumentato di troppo e quindi mm. abbiamo detto vabbè... Non lo sapevo questa cosa, è molto bella, però. Eh, il fatto è che appunto quel discorso, quel dialogo tra me e te, sia quello del, dell'inizio mm. episodio 3 che di fine episodio 4, mm. a me piaceva perché aveva il suo tempo, il suo cogito, aveva i suoi momenti di riflessione, di esitazione nelle risposte. Ed erano cose molto belle per me, che appunto sì. per cui l'interpretazione è la, una delle cose più importanti. Ma capisco le esigenze tecniche ed è quello che mi fa dire: preferisco live per questo, mm. ma preferisco l'editato perché c'è un flow diverso. Certo. Farò? Sì, diciamo che sono d'accordo con Gian. Non, a me non cambia praticamente nulla perché, come dicevo prima, a me basta giocare. Diciamo che ovviamente poi quando si registra, ti impappini. Puoi tagliarlo, puoi rifarlo. Cosa che in live non, non te lo puoi permettere perché, ormai è andata. È andata come è andata, va. Però. In realtà non, non mi cambia nulla, diciamo che essendo più tagliata quella magari che finisce su YouTube, me la riguardo più volentieri perché è un po' più, un po più spiccia. Snella. Più che altro una cosa mi è venuta in mente: Manfredi ha detto: um, Io come gioco qua, o comunque gioco su Discord. È uguale a come giocherei. Come ho giocato, appunto, sia in live che registrato. E questo per me è un gigantesco dito medio a tutte quelle persone che dicono: no, ma loro recitano, non stanno giocando. E non è così che si gioca a DD. E io vi dico: brutte no, no, persone. Si persone <ride> Ti devo dire. Persone supponenti. Il fatto che magari voi non giocate, Prestando particolare attenzione al ruolo in un gioco di ruolo, perché magari per voi è più divertente, più di intrattenimento il gioco più che il ruolo, non vuol dire che sia l'unico modo, il modo corretto o chi lo fa stia sbagliando. Quindi, eh, un po' più di, 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 di linea mind. mediana. Open Se, mind. Non necessariamente un open mind. A me può continuare a fare cagare il ruolo, però. Un po' più di tolleranza e meno presunzione di incontro Prendiamo gli argomenti, cioè i suoi del genere così come sono: è un piccolo statement. Sono, ah, Questi <ride> non stanno giocando davvero, stanno recitando perché, perché alla base magari c'è un intento di eh, buttare fango e basta, perché, o una disinformazione. Quindi, o disinformazione: assolutamente, infatti nei, nei gruppi Facebook li, li tengo sott'occhio anch'io, eh, seguo Dungeons and Dragons gruppo d'Italia e vedo che ci sono delle persone che fanno così. Però l'importante è scindere quando c'è un'argomentazione, quando viene spiegato il perché, mm. allora merita la mia attenzione, perché sì, certo. che magari può aiutare. Quando viene detto semplicemente così, mm. chiudi le orecchie. Mi fa ridere che dicono, di eh, chiudo il discorso eh. prima di passare alla palla a sala, mi fa ridere che dicevano ehm, guardare gente che gioca di ruolo o giocare è un po' come preferire il porno al, a, a fare sesso, quando in realtà un altro, posto un altro esempio no. È come vedere il wrestling piuttosto che andare a menarsi in una gabbia. Ed è vero, perché il wrestling è spettacolo, ma ha una, si basa comunque su arti marziali. È un, è, una, è un parallelismo molto sensato, Sara. Beh, diciamo che qua ci si collega anche un po' alla dichiarazione di intenti, secondo me, perché comunque. Cazzo fa Rob. Eh, possiamo mostrare. Vabbè, fa niente, stava facendo onzi dunzi. No, diciamo che chi se la sente eh, recita recita, ruola il personaggio, chi non se la sente non lo fa, c'è una, una parte in luxastra appunto in cui chiedono, qualcuno chiede a Rob te la senti di ruolarlo e lui dice no. Dice ah. a livello, magari, di una scena, una roba del genere. Sì, magari cioè, chi Anche se navigata. la sente. Eh, va bene. Eh. Cioè, nel senso, chi se la sente lo fa, chi non se la sente non lo fa. A volte io su Discord gioco con i miei amici. Sono l'unica che fa il teatro e ci crede un casino. Mentre loro sono lì: eh. Sì. Dato, metto la mano sulla spalla e ti dico bravo. Cioè, <ride> nel senso. Lo fai se te la senti, non è, non è obbligatorio. Sì. Noi vogliamo farlo, siamo, siamo amici, anche comunque nella vita di, di tutti i giorni. Quindi è normale che siamo così affiatati da non avere vergogna, tra virgolette, di farlo. È normale da giusto. Parla per te, io vado nel panico. Eh vabbè ciao, sì. allora! Vabbè, però il È vero, non devi farlo. rimuovere la parte di te, eh, eh, cringe, devi rimuovere la parte di te che cringe. No, devi, tu devi essere il re del cringe. Oddio. Se braces. devi fare una cosa, devi essere il migliore nel farla. Comunque, sì. nel, nel creare il, il cast, ovviamente, delle campagne di gioco di ruolo che portiamo su YouTube e su Twitch, è ovvio che c'è un po' d'attenzione nel pescare giocatori che hanno questo intento, cioè di ruolare interpretando... O una predisposizione. una predisposizione... Poi eh, ci sono stati anche casi in cui abbiamo voluto buttare nella mischia persone che non sapevamo minimamente come sarebbero comportate, vediamo ad esempio Ellie nel caso mm. dell'episodio famoso 16 della stagione 3 di Luxastra, eh, però in generale c'è questo intento perché c'è la consapevolezza che è un prodotto anche audiovisivo e che deve essere anche show. Quindi avere personalità, che ti dicono io gli metto una mano sulla spalla, come diceva Sara. Certo. Eh, diciamo che per il, nostro, per il nostro scopo, certo. Sì, però, però ognuno gioca come cazzo io. Ma esatto. E come lo fa poi? Eh, perché uno può non sentirsela ma essere bravissimo a ruolare Assolutamente. Però vabbè qua siamo un po' tutti, ci, ci crediamo e va bene così, dai su. Comunque volevo solo dire che sono arrivate le agendine blu di Navigavia. Poi <ride> quelle le mostriamo domani. Sì, però facciamolo. Facciamolo un attimo. <ride> Ragazzi, sono arrivate le nuove agendine di NaviGavia, solo 24.000 euro e 99. Oh. Eh? Un po' costosine ma sti cazzi domani durante il pre show ve le mostreremo. Eh no, tre minuti me li devi dare. Hanno il con il timone però Sì, sì c'è il timone, c'è scritto Gesù Cristo. No, sembra no, sembra no, l'intermezzo di bim bum bam, è vero? bellissimo. Vero, vero, è un batroberto. Bravissimo, c'ero lì. Eh beh, stiamo parlando di pubblicità, come non ringraziare il nostro sponsor per queste live NordVPN Vuoi <susurra> <surra> navigare in eh? sicurezza? Allora usa NordVPN VPN. il porno che non No, no! No, 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 no! Allora usa Nord. <surra> non è vero, non è vero. Guardare Malcolm in the Middle, ma nella nostra nazione non c'è. Esatto. Usa Nord VPN. Lupo di mare. <susurra> Se anche voi volete navigare per mare, navigate come veri pirati e scaricatevi Nord VPN e segnatevi le vostre password di internet sull'agendina di Navigavia. esclamativo NordVPN! Punto esclamativo NordVPN! esclamativo NordVPN! Nord Oddio, si è inceppato! Uscirà il bannerino con scritto Intel VPN, che è il codice da utilizzare quando andate a scaricare e a fare un'iscrizione a NordVPN, così gli fate sapere che vi abbiamo mandato noi e ci supportate quindi mi raccomando fatelo e in più visto che oggi stiamo parlando della campagna che abbiamo fatto se volete scaricarvi gratuitamente il starter set lì di D&D punto andate sul sito appunto di Dungeons Dragons Wizard Cost. e di là potete iscrivervi alla newsletter vi arriverà poi alla mail ragazzi lo starter set in pdf gratis gratuito quindi a una matata ragazzi ecco vi devo dire Ah raga. Ma hai detto gratis, cioè non devo pagare il grano? Bravo, proprio così, come con... No, NordVPN. Vabbè ma lo faccio subito, là. E a me fa un botto ridere che dicono sì, palesemente la campagna è per vendere il coso, ma è gratis. Esatto, si dice. Se vuoi lo paghi. Sì, se lo vuoi, se proprio ci tieni, fai pure. Ma è gratis. Che cazzo di bevuto? Paga. Senza. Ops. Paga, sgancia, sgancia. Popo sborsini, spara anche a farmi che investi, compra. Vabbè, abbiamo dedicato la parentesi ai nostri sponsor a Wizards che ringraziamo ancora per la campagna e a NorvPN che ringraziamo okay. ancora per tutto il resto ma Proseguiamo, proseguiamo con la nostra live, io proporrei, ce la sentiamo di chiacchierare con qualcuno a riguardo perché so che c'erano delle domande anche abbastanza interessanti E eh, facciamolo No. Ok, va bene, eh, ragazzi mi dispiace, è stato bello, grazie, no, 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 rimanete lì, anzi, entrate nella conference room perché ci facciamo due chiacchiere Dai che c'è tutto il cast qui a vostra disposizione, se vi siete persi pre, post show, eccetera, avete sempre avuto lì sulla punta della lingua una domanda da farci è la vostra occasione. Se non per il cast di DD, per la serie, per tutte le puntate dell'InTalk Show che abbiamo fatto e in cui magari non avete avuto modo di interagire, o se magari ci avete scritto in chat e non siete riusciti ad avere una risposta alle vostre domande, quindi noi siamo qui per voi. Dai. Io voglio ricordare oh. all'utenza che ci segue che se volete uh. parlare con noi dovete collegare il vostro account di Discord. Intanto dovete collegarvi al, al nostro Discord, che ovviamente è discord.gg/slash intail. E dovete collegare il vostro account personale con il vostro account di Twitch e diventare quindi sub del canale di Intel. A quel punto potrete accedere alla zona conferenze. Proprio nel menu a sinistra, una volta entrati nel Discord di Intel, c'è cioè l'evento. Lo cliccate in talk show e potete alzare proprio la manina con un tastino. Vi comunico, picare. Simo, che siamo in quella fase della serata in cui ti dirò. Passo in modalità studio quindi non potrei più girare, metti una cam su qualcuno che magari si fa due chiacchiere e io, se va bene, qua. quando eh, me lo dici. Amico, okay. so soprattutto se gli utenti hanno domande sul film di Iman con Dolph Landgren è importante farle in questa live. Che... Sì, <ride> quello è importante. Assolutamente. Io comunque adoro questo, questa parte del, dell'in talk show perché eh, fa strano eh, parlare eh, proprio quasi face to face perché ce l'abbiamo col televisore, voi non lo potete sì. vedere, c'è un monitor. Eh, con le persone che di solito ci scrivono i commenti. Quindi... Ma infatti, sai cosa mi, mi ricorda? Quei video che vedi su Rai 3 delle conferenze delle Nazioni Unite, no? Mm. <ride> siete il team sì, sì. cuffie della, sì, là, della NASA la, con l'auricolare esatto, esatto a me sembra di essere al lavoro perché ho la, la cuffia solo da un lato l'altro orecchio libero ma Gian sai al lavoro in realtà sei appena addormentato addormentato you sì. finally awake sì, mon, magari sì, allora, ci smutiamo speriamo che funzioni spero che voi riusciate a sentire proviamo Finalmente, vi pompo tutto l'audio se è basso me lo dite vi alzo il gain pompo nelle gasse pompo nelle gas pompo nelle pompo ok Capito, capito. Dopo questo intermezzo musicale, eh, sento delle voci. Anch'io, sentito Michael, senti siamo, siamo pronti. Perfetto, ti mando subito il primo. Grazie Cambiamo mille. Interfaccia? La indovino con una. Cambiamo interfaccia. Smoggina un attimino. Piano Eccoci, piano. pronti operativi. Ciao. Salve. Bassissimo. Bassissimi? La indovino con una. Dai, che. Mi alza. <ride> Proviamo. Eh, sentiamoci mochiato. Ciao, come ti chiami? No, io sono Giovanni, piacere. Ciao Giovanni. Ciao Giovanni. Vi seguo da un bel po' ormai. Sì? E... Dai. Sì, sì. E, no, beh, guardate, pongo la domanda, la, la metto subito lì, dai. Così ci si toglie il vento. Yeah. Allora. Io mi, cioè, sono un educatore, porto spesso il GDR nelle scuole uh -huh. come strumento, anche come strumento in generale, non, non per forza scopo educativo, a volte anche solo per ludico, rilassare. E diversi ragazzi poi si sono approcciati anche al gioco di ruolo in generale, uh -huh. eh, al di fuori anche di me, di, de, della mia guida diciamo. Però okay. ho notato che anche facendogli provare giochi diversi da DD mm -hmm. come primo gioco, alla fine molti ci tornavano comunque, cioè ci arrivavano comunque anche da soli su DD. Adesso senza nulla togliere, perché è comunque uno dei giochi insomma, per eccellenza. Eh. La mia domanda è: ma è solo la campagna marketing che fanno di solito? che lo rende il gioco più giocato o ci sono anche altre cose che spingono comunque a, ad arrivare lì. Credo sia semplicemente una questione di. è stato il, uno dei primi, se non il primo, quello che si è diffuso di più nel corso degli ultimi 30-40 anni, perché comunque si parla di fine anni 70 per la nascita di DD, e negli anni 80 con il suo primo grande boom. Poi, ovviamente, il fatto che sia un'ambientazione strettamente high fantasy con la diffusione di eh, la, Il Signore degli Anelli, con eh, La Ruota del Tempo, con saghe fantasy molto note. E molto famose. Fan del fantasy, magari uno di loro giocava a DD e gli spiegava che cos'era. E si è diffuso più magari di altri GDR del, del tempo successivi, come poteva essere Gurps per dire. Um, poi, ovvio, la presenza di DD nella quotidianità, tra virgolette, del mondo con il cartone animato prima, il film orribile dopo, mm. poi la presenza di Stranger <ride> Things, l'essere citato da varie. Star come Vin Diesel, Terry Crews, Joe Manganiello, quindi insomma rendendo sempre più il nome di Dungeons and Dragons più noto anche a chi non, non c'entra quasi niente con questo mondo, lo hanno reso nel tempo il più venduto, il più famoso, il più tradotto, il più distribuito, il più giocato. Questo non lo rende il miglior gioco di ruolo, ma di certo è quello che qua, per molti GDR è sinonimo Dungeons and Dragons. Magari molti pensano che per GDR esista solo Dungeons and Dragons e grazie al, grazie al cielo le community e i content creator italiani e stranieri, una delle cose che cercano di fare è anche proprio fare conoscere altri GDR. Ma DD è il capolista e lo rimarrà sempre, credo. Allora, Io penso che sicuramente essere, avere eh, l'onere, eh, l'onore di essere il capolista, perché DD credo sia stato il primissimo gioco di ruolo, o perlomeno il primo gioco di ruolo a diventare così commerciale, mm -hmm. e ad evolversi a creare. Quel filone che poi hanno, hanno ovviamente eh, ispirato sia nei videogiochi, perché molti videogiochi sono stati ispirati proprio dal del, sì. Scartaceo. Eh, tu ci hai fatto una puntata di RPG Story no? Sì vabbè a partire da oddio io sono partito eh, non all'inizio inizio, perché io ho parlato di Ultima Online che era un GDR un MMORPG sì. online però alla fine è il fascino delle ambientazioni già negli anni Ottanta torna indietro le grandi produzioni cinematografiche vedi come Conan alla fine sposavano i classici canoni che erano Barbaro Cazzuto Donzella in pericolo sì. Mostri Scheletri o ancora prima con lo stop motion parliamo proprio di, delle avventure cos'erano Ercole o Maciste mm. c'era la stop motion con gli scheletri, gli scorpioni quindi era comunque il fantasy in generale le creature del mistero è sempre stata una roba mm. fortissima però c'era una cosa dettagli. che non so se vi ricordate che si chiamava la storia ancestrale che usciva in edicola nei primi anni 90 che raccontava tutto di mostri, cose particolari ed era anche un gioco per pc non so se tu lo ricordi la storia ancestrale non mi dice niente no. è un eh? Avevo preso i primi tre numeri, è vero? Ah, eh, fratello, vero. Guardalo, ce forse ce l'ha ancora tutta la storia ancestrale. Ed era appunto questa sorta di ogni numero ti mostra un mostro particolare con le sue origini. Era una sorta di gigantesco bestiario all'interno, appunto, di una storia di, questa, di questo personaggio, di questo protagonista. Eh, che era anche un gioco, una, una sorta di libro game narrativo in, in varie uscite. Era molto particolare. Anche quello aiutò la diffusione del fantasy, oltre a vabbè, la storia infinita, la, The Princess Bride, che è. In, è una storia fantastica Cioè, tantissime opere eh, hanno quello attinto quello al fantasy direte, non basta secondo me essere il cap, eh, diciamo il primo ad aver mm. fatto una cosa per, rimanerlo così negli, per rimanere primi e il gioco più giocato negli anni, soprattutto se parliamo di un gioco che inizia dagli anni 70 ad oggi, vi parliamo di 50 anni praticamente, eh, praticamente. Di, di, di presenza sul mercato e quasi ogni presenza eh, credo che appunto eh, il merito sia dovuto anche al fatto che ha saputo evolversi oltre ad essere precursore di tante cose eh, gli aggiornamenti, cioè credo sia stato il primo a fare tante cose e, Praticamente e nel tempo è diventato praticamente cultura pop sì. non esistono che io sappia altri giochi di ruolo mi vengono in mente altri giochi di ruolo che hanno impattato tanto quanto D&D no. ce ne sono che hanno impattato tanto che però DD lo conosce anche chi non, con, non sa, non ha ben che minima idea di cosa sia il gioco di ruolo. DD è il calcio dei giochi di ruolo. Eh. <ride> oh, oh, oh. Sai cos'altro, forse? Bello. I videogiochi. Tantissimi videogiochi proprio erano di Dungeons and Dragons: Baldur's Gate, Never Winter Nights, Icewind Dale, Il Tempio del male elementale. Se non sbaglio, si basava sempre sul regolamento di DD. Um, cosa? Ha detto di no, sì. No, anche era, era quello più accurato all'epoca. Mm -hmm. Più fedele, sì. io proprio nell'immaginario comune penso che Dungeons and Dragons uh, sia il gioco che tutti nei vari Stranger Things eccetera, stanno giocando quando c'è qualcuno che ha lo schermo del master, tira dei dadi, ci sono le pedine. Non riesco a pensare a nient'altro. Oggi Dungeons and Dragons rappresenta in qualche modo il fantasy. Cioè, tu non puoi. È come. Non puoi parlare di fantasy se non citi Tolkien, no? Perché Tolkien è stato. Mm -hmm. In qualche modo, Dungeons and Dragons si è conquistato un pezzo di questa di questo podio fondamentalmente quindi è, viene naturale parlare di D&D di... quindi per tornare alla domanda è un po' un percorso obbligato quasi perché alla fine tutte sì. le strade portano a Roma nel caso del GDR un po' tutte le e strade portano a Roma per rispondere alla prego. sua domanda penso che venga genuina, genuina la curiosità se tu scopri il gioco di ruolo neofita magari con un altro gioco che non è D&D prima o poi ti verrà la curiosità di dire ok voglio scoprire com'è quel gioco da cui è nato tutto che è D&D quindi ci vai in qualche modo a curiosare eh, per quello Sì, Lo sto ascoltando sono d'accordo sì. <ride> non so mi hai guardato ho da tu perché hai dei occhi bellissimi <ride> so. oh. mm -hmm. posso guardarti? Eh. no non so pensavo No, pensavo volessi guardare no, perché, no, ti perché sto prima avevo visto che avevi alzato la mano ma ti ho visto con la coda dell'occhio no, per no, sbaglio no no stavo facendo dinamiche Quattro interne di... non... Eh. non farci caso <ride> uh, Dragonfire continua a chiederci il tema è D&D la campagna di Forgotten Realms nostra relativa a tutti i temi che abbiamo trattato nelle puntate precedenti, però anche DD in questo caso, naturalmente. Uh, spero di aver risposto assieme al cast alla tua domanda. Alla fine. È proprio la storicità del gioco probabilmente che ha fatto sì che questi ragazzi andassero verso DD, anche perché è ottimo per imparare i rudimenti del GDR e poi passare a qualcos'altro, capire che cosa piace, che cosa non piace e vedere se ci sono altri sistemi che funzionano. Comunque c'è tanta gente che odia DD, eh? che ama il GDR e dice Assolutamente, no, di Assolutamente, merda. ma è giusto fare l'esperienza per capire se una cosa ti piace oppure no. cioè eh. quelli che dicono no a prescindere, li, no, non mi fanno impazzire come persone. Prova, poi... Eh, ma, ma tu... Sia molto motivato dal, dal classico istinto umano: del se qualcosa è tanto amato e secondo me non dovrebbe essere amato, allora io lo devo dire a prescindere. Sì, c'è anche chi anche va controcorrente abbiamo... a prescindere. Anche... Esatto. esatto. Quando senti tanto parlare di una cosa, dopo un po' di scendere. Okay. Però Ti direi: la cosa di migliore notte. da fare in questo caso è invogliare i ragazzi. Visto che stiamo parlando di ragazzi che si sono avvicinati al GDR, anche a sperimentare, cercare sì. di capire. Dopo che hanno giocato un pochino, magari tu stesso, se sei esperto di qualche altro sistema, magari. Buttali su qualche altra cosa, senti se hanno degli interessi, delle necessità, e dici ma sai, guarda, ti è piaciuto questo, prova quest'altro. Ah. Prova Telso no, Fequestria. Prova Green Ox. Infatti di solito li faccio partire o oh, da Anime Sangue o da Broken Compass, quindi... Eh, sì, bello, in ottimi, in compass, ottimi consigli. Alla grande. Okay. Grazie mille, grazie ah, per la domanda, no, grazie no. per l'interazione. Eh, e grazie buon buon di seguirci da tempo. tanto. Ci rivecchiamo prestissimo. Bacioni. Ciao. 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 Che poi, tutti parlano di D&D, ma raga, io una campagna su Fantagiro la voglio fare. Eh, eh lo dicevano in chat. Sì, sì, nel mondo di Fantagiro. Grandi, <ride> salutiamola che ci segue sempre. Ma non abbiamo già bello. un paio di altre persone ah, in beh. coda, eh, quindi io direi ah, ce le facciamo buttare dentro e andiamo subito a bomba. Ma ci dentro tutto quello che... Cioè, di sentire. Okay. Ma di... ragazzi mi spiace un sacco... Vai, eh, tra, no, vai ma no, no, ma più alzi e più noi sentiamo solo sbraffato. Ma infatti beh, vi tolgo lì il rape prima, Perché eh. se vi tolgo il gain sentite normale, però... Mm. Sentite piano. Andiamo al prossimo. Io, qua, non ho più toccato niente. Passione della passione. Fate provare ad alzarvi okay. mid e low. Cercare di pompare un po'. Vediamo ma... magari anche il mic della persona che arriva. Sì, ti aspettiamo qui. Non sì. so, Begno. Non penso proprio. Sarà andato a raccattarli Beh. o a gestire eventuali problemi tecnici. iniziate di una campagna di jojo ah. ah, dona, abbiamo un afficionato ah. <ride> Ciao, ciao, bentornato. Ciao. Hola. Ciao, non ho capito un cazzo. Ciao, si va un po' a momenti. Si sente... Vediamo le labbra muoversi, ma non ti sentiamo. Mi sentite? Allora ah, sì? sì. Ah, ok, forse parlavo un po' piano, mi prendeva male il microfono. A posto, ciao. Allora dici tutto. Allora, dato che ho visto che, bene o male, all'inizio parlavate della campagna che avete giocato sul Kit Base, o comunque su un'avventura prefatta. Volevo mh, chiedervi uh, voi cosa avreste fatto in una situazione che mi è capitata, ovvero giocavo con dei miei amici all'avventura di Icewind Dale, mm -hmm. la prefatta da, appunto da, dalla Wizard, sì. se non sbaglio. Prime of the Frost quindi, Maiden. Sì, mm -hmm. Può darsi, sì, mi sembra di sì. Adesso non sono troppo, troppo sicuro, ma penso che quella. <ride> e quello che è successo è che dopo una, una, una missione... Ci siamo trovati in, un, in una condizione in cui tutto il parte deciso. Do, dopo che ci avevano nominato una città in cui era successo un mezzo problema, uh -huh. ma era più ambientazione più che effettivo del manuale. Noi abbiamo detto: bene, andiamo lì dato che è per strada e vediamo cosa succede. Il sì. è che il manuale non prevedeva che noi andassimo in quel punto, che noi arrivassimo in quella città, perché non, non serviva, non era contemplato nel manuale. E il master. Ci ha fatto ok, potete andarci, ci siamo andati e dopo un'oretta e mezza di, di gioco ti ho detto ok, ma qui non, non trovate nulla di quello che vi serve perché non c'è nulla, cioè il manuale non prevedeva nulla. E Io come giocatore mi sono trovato in una situazione in cui ho pens... non gli ho detto niente perché vabbè eravamo amici, non, non mi sembrava il caso, però tra me e me ho pensato. Ma non sarebbe più giusto o che me lo dici prima ed evitiamo di perdere un'ora e mezza, oppure che anche se nel manuale non c'è niente, magari aggiungi tu, scrivi tu. E spero che è una preveditura prefatta e voi non potevate farlo, perché dovevate penso attenervi a quella che era uh, il manuale per come è stato scritto per la storia, deve essere esattamente quella. Però, essendo tra amici, nessuno si sarebbe offeso, penso, se avesse aggiunto qualcosa in più. E quindi ehm, dal mio punto di vista avrebbe avuto più senso magari mettici che troviamo un oggetto che ci potenzia, mm -hmm. ci, della loro in più che non ci sarebbe normalmente, ma aggiungi tu la master. Magari non sei preparato, facciamo una pausa, sì. prendi di scrivere, poi non lo so che è quello che ti direi, cioè ci sono un sacco di soluzioni a questa cosa qui eh, non capisco perché il DM in primo luogo vi abbia permesso di andare in una zona che non era prevista dal manuale, che non aveva intenzione né di improvvisare né che aveva preparato precedentemente per conto proprio era un master giovane che non sì, sapeva esattamente cosa fare l'inesperienza sicuramente può essere una, una risposta mi può venire anche da pensare, magari aveva studiato il manuale non nella sua interezza che... Per certe spatafiate di, di modulo prefatto così è anche comprensibile in alcuni casi quindi magari ti prepari capitolo su capitolo e non ha pensato magari che non ci fosse qualcosa di previsto poi magari è andato a sfogliare il manuale ha detto cavoli però qua non c'è niente a riguardo quindi a quel punto come soluzione ti fai un bel rewind e dici ragazzi torniamo un attimino indietro a prima che faceste questa scelta qui Oppure eh, si temporeggia, ok prepariamo qualcosa perché i vostri personaggi possano seguire il corso che avevano deciso di seguire. Guarda, dico una cosa per quanto riguarda la campagna di Forgotten, uh, non, li ho, non vi ho dovuto praticamente mai reindirizzare perché io narrativamente vi ho dato degli input molto chiari per cui non avevate bisogno di andare ah no ma secondo me invece dovremmo andare di qua anzi eh, c'è stata l'unica volta in cui vi ho indirizzato è stato raga c'è una porta chiusa nello studio del mago <ride> sì. quella è stata l'unica volta in cui vi ho dovuto dare un, indi un, in un indizio un po' più chiaro ma al di là di quello Uh, tutto quanto è andato abbastanza fluido perché io sono stato abbastanza chiaro negli input voi avevate dei pg molto semplici il cui unico motivo per cui essere lì era l'accordo con Barton e poi siete stati travolti dal, dagli eventi però nel nostro caso diciamo che c'era anche una consapevolezza maggiore nel senso sapevamo che saremmo, andare, saremmo dovuti andare un pelino dritti mm. ce l'eravamo anche detto questa cosa nel senso lo spirito di esplorazione fine a se stesso se non è ai fini della trama se non ha uno scopo magari di indagine eccetera evitiamolo perché dobbiamo cercare di stare sì, se punto no vi sareste reale. esplorati tutta la cantina questa sì. era una consapevolezza che bisogna per onestà dire c'era non sì. ha compromesso eh, vabbè, la giocata Gli cioè, hard disk se... finiscono e eh, certo sì ci cioè, ha solo portati a giocare con un focus maggiore eh, magari su quelli che erano gli input che ci dava genuinamente il master in una giocata casalinga viene più spontaneo dire fammi vedere magari che cosa c'è da dietro quella valle perché nella mia testa c'è sì, qualcosa però ti dirò non è neanche sbagliato nel senso se uno all'inizio dell'avventura anche se casalinga uno può magari dare degli input sul fatto che ragazzi affronterete un magazzino la cosa interessante sta solo alla fine quindi se non volete perdere tempo e andare avanti con l'avventura vi do questo indizio, cioè non è che vieni messo alla gogna e sei viziato, è un po' come quelli che sembra che odiano Luxastra perché no, ogni due per tre non muore un protagonista. Cioè, non è che deve succedere c è il trono di spade. Eh, esatto, capito. Cioè, quindi ci sta se magari soprattutto agli inizi, quando c'hai dei giocatori o un master che è magari è inesperto, oppure hanno un po' l'ansia di giocare. Indirizzarli non è sbagliato, serve a fruire magari al meglio anche la campagna per tutti i giocatori al tavolo, altrimenti capita che ci sia magari del nervosismo, insicurezza, titubanza. Io immagino che anche, eh, te ne ricordo il nome del ragazzo che è entrato. Ma so. che non l'abbia detto. Ah, vai. non detto. Vabbè, comunque, è quello che vi è capitato, un'ora e mezza di girare, tra virgolette, a vuoto, magari può dare fastidio alla fine ai giocatori perché ti rivolgiamo a stricce cazzo, ma ce lo potevi dire, quindi magari si crea anche una situazione un po' bruttina. Però ecco, non avere magari la paura di dover dire, voi potete andare di là, però ve lo dico già all'inizio, ragazzi, non troverete un cazzo, quindi decidete, magari volete fare una chiacchiera, però ecco, la direzione poi sta mm. andare dall'altra parte. Non è sbagliato, eh. Non per forza. Certo. No, sono mm. No, il fatto è che più che altro in quella condizione lì, diciamo che lui l'ha affrontata un po' alla De Gobis. Io vi dico sì: fate, fate quello che volete, io vi dico di sì. E quindi penso che lui l'abbia affrontata del tipo gli dico di sì e poi quando mentre vanno lì pensa qualcosa, però ci sta che a non tutti gli viene subito l'idea geniale o la, okay. la cosa, io ho detto ve lo faccio fare perché ci sta nel senso, se avete avuto un'idea, ha senso esserlo, per, eh, cioè, ha senso che voi la facciate e per darvi più immersività. Voglio che eh, ovunque andiate, il mondo sia coerente, mettiamola così. Quindi, che non è che solo sulla linea guida c'è qualcosa, al di fuori è tutto cartone e, certo. mh, e poco. E, e un show. Detto, esatto, ha detto: va bene, e solo che alla fine si è trovato lì con il eh, però sì cosa gli faccio fare anche perché comunque lui non era espertissimo però comunque aveva già giocato più volte quindi si è fregato da solo quindi... allora esatto eh, eh, scusa è... le corde, ecco. se stimoli una libertà del genere ai tuoi giocatori ovviamente devi essere un attimino pronto anche alla eh, sì. capacità di improvvisazione può po capitare, Porteranno... capitare. No, può capitare che uno si trovi in difficoltà in questo caso però ci sei messo da solo. <ride> sì, ha fatto il passo più lungo della gamba. Eh sì. Può capitare, insomma, ne, ne verrà viene. fuori, abbiate pazienza, fermate tutto quanto e se avete interesse nel giocare questa sezione inventata, dategli modo di, di creare. guarda io per dire, ho un metodo, voglio sentire prima cosa dice Sara e poi dico. Yeah. Sì, diciamo che se non se, la, se non se la sentiva doveva dirlo chiaramente. Peccato che magari lui poverino ha provato a dire, dai, ci provo, mi butto, esatto. mi lancio, lo faccio, poi non gli è venuto in mente... niente niente e quindi forse ha gettato la spugna a un certo punto però come magari deve fare esperienza un giocatore deve farla anche un master quindi lui sicuramente ha imparato da questa cosa e chissà magari non succede più o magari si riesce a inventarsela la prossima oh, volta chi lo sa guarda io in una se fossi in una sessione casalinga e non per twitch o per youtube uno mi dice: dicesse ah, io voglio andare a, a star mantle e non c'è un cazzo a star mantle io vi faccio andare a Star Mantle uh -huh. e la utilizzo come una sessione tipo, tipo gita fuori porta. Non c'è niente, <ride> non c'è avventura, non ci sono pericoli, non c'è crimine, ma io personalmente lo utilizzo come metodo per tirare fuori di più i rapporti dei vostri PG. Faccio uh -huh. comparire qualche PNG inutile, che però magari vi mette in alcune situazioni per cui vi divido a coppie o vi faccio interagire di più tra di voi, un po' come ho fatto appunto nell'episodio nell uh -huh. 3. Lo utilizzo per far venire più fuori i vostri personaggi e farvi ruolare. Questo perché uno, non è che tutto il mondo va in vacca e dove andate andate e trovate avventura. Due. La signora Fletcher, <ride> la signora Fletcher, esatto, esatto. Eh, o Detective Conan, due, perché eh, a volte mi è capitato, in varie, in varie campagne in cui ho giocato che. Non ci fosse il tempo di ruolare o la gente preferiva stare dietro all'avventura perché magari c'era un senso di fretta, c'era mm -hmm. un, un countdown, una roba del genere. Non si riusciva a prestare abbastanza attenzione al ruolo e all'interazione tra i personaggi. Utilizzare una gita fuori porta, che magari gli altri non sanno che è una gita fuori porta, che non li porterà niente. L'episodio alle terme. È un, è un filler però è un filler buono ci sono serie che fanno degli Il ottimi Dragon filler World quando vanno sui go kart più quando o meno è tipo, Avatar è tipo eh, Avatar l'ultimo sì. dominatore dell'aria nell'episodio della spiaggia dove vanno all'isola dove si vedono Zuko, Taili, Azul e roba del genere che sono loro che vanno a fare la festa in spiaggia e a giocare a pallavolo ma in realtà è un episodio che va ad approfondire e a esaltare ancora di più i caratteri i drammi di tutti i personaggi questo è un filler fatto bene per me e una gita fuori porta come questa per me sarebbe un filler sì, non si è presentata questa situazione con noi, avevamo, non era railroading perché non l'abbiamo vissuto in questa maniera qua ma avevamo delle missioni molto molto, molto forti negli spazi che ci sono stati poi lasciati abbiamo fatto quello che volevamo uh, penso che in qualsiasi momento uno qualsiasi dei nostri personaggi avrebbe potuto dire no, sai che c'è, non vado a controllare la manticora, rimango in locanda lì stai facendo un pochino Però, ad esempio quando sì, Rob, istruzione. scusami, Elu e e Momo sono voluti andare in magazzino. Io strategicamente non avevo l'intenzione di andare in magazzino, ero molto più cazzo voglio andare dal mago di vetro perché sentivo che c'era qualcosa che stava per succedere. Giuro, non, non mi ero spoilerato sì. l'avventura, però avevo la sensazione che sarebbe potuto fuggire o cose del genere. Quindi ho detto: Rimango qua, che magari. Se succede qualcosa almeno. Che best. poi in realtà il magazzino aveva la porta segreta Esatto Qui esatto. sarebbe Io, scappato. Quindi no, sarebbe sapevo, stato infatti, molto se divertente. Se voi foste andati nelle, nelle varie altre cantine non ve l'avrei impedito. Però, magari a una certa, controllando il timing, vi dico, raga, state andando nel vuoto. Ma lì lui che dice "il magazzino: Ah, è un elfo in 3.0, in 3.5. Eh, gli elfi hanno, diciamo, la possibilità di vedere eh, le porte segrete. Mm Ho -hmm. detto: Ah, va che mi gioco sta roba. Purtroppo ha tirato uno. Eh. Cazzo! Però c'era eh. la possibilità. È no, so. una robertata, insomma, dai. Eh, capita. Eh, sì. beh, eh, guarda, preferisco una robertata, ovvero una possibilità privata dalla sfiga che una Simonata, ovvero ah, una beh. grande idea geniale Distrutti. fregata da una linea di enresimo dire... che non hai letto con attenzione. <ride> Anche a Sara è capitata una Simonata. Ed è brutto perché magari ti viene un'idea geniale, ma purtroppo, siccome non hai letto una riga, e eh, so. eh, ti sei fregato da solo io vorrei aggiungere una cosa che non ho mai detto durante questi pre post show eccetera quindi colgo l'occasione quando Moloko è rimasta indietro sul ponte io l'ho vissuta in maniera completamente diversa adesso lui sta dicendo che questa cosa è stata strategica perché aveva paura che ci fosse una sorta di corsa contro il tempo per evitare che Yarno eh, scappasse io e fino a questo momento sono stato convinto di ciò L'ho vissuta sia come giocatore, sia come personaggio Nadar, come se Moloko avesse paura delle altezze o sì. delle pontili, ah, del, no, dei pontili. No, io più che per quello, per il. C'è appena passato un bestione di 200 kg. Sì. Scommetto che se ci metto piede io, con la sfiga che ho, sì. crollo di sotto. Esatto. Ah, okay. L'ho vissuta così. Infatti, no. ho detto, rimango a controllarla. Se ti ricordi, nella sì. mia giocata, io mi sono fermato, li ho guardati andare nel magazzino. Mm. Ho detto, mi fermo a guardarla perché ho pensato che tu avessi paura e che avessi bisogno di supporto, sostegno, quindi ho detto la tengo d'occhio, un ah, po' per non beh. lasciarti da sola. Io pensavo che tu lo avessi fatto invece per protezione, perché hai detto, cazzo, lei è rimasta fuori, sì, magari è noto che arriva la ciompa. Entrambi i motivi. motivi. E secondo me strategicamente, ad esempio, abbiamo fatto quello che io desidero fare ogni volta che non un parti. Uno rimane in vedetta, l'altro nella via mediana e gli altri due vanno ad esplorare poi il mio no, pensiero è stato andiamo a fare frughini <ride> esatto bisogna andare a esatto. fare quindi anche, anche te il party andate a fare frughini quando il master ha un attimo di tempo che cazzo sei? scusi, scusi. <ride> scusi. scusi. Eh, ma no, ragazzi, avevo tutte le arti magiche che mi permettevano con un attimo di dire, a dirvi a tutti quanti allarmarvi cioè potevo usare un'illusione minore potevo usare per far riecheggiare aiuto aiuto non mi sentivo in pericolo nel farlo. Però che figo scopriresti retroscena. Niente, ho voluto condividerlo. No! Sapevo che saresti stato contento, quindi ho detto: lo condivido, era il momento giusto. A me lei frega, che anzi, siamo andate a rubare spezie. e robe. Avete rubato una coda. La coda di castoro che avete dato a Snitz. Sì. Che bello! E con la spezia ci ho cucinato. E con la spezia ci hai cucinato, sì, l'ho tecnicamente. Ho rubato una cosa che è stata rubata al popolo di Fandalin. Però non vabbè. è detto che, che fosse stata rubata al popolo di Fandalin, magari eh, era stata sì. rubata da un carro che stava andando è. a Baldur's Gate. Ok. Però intanto è stata utilizzata per il bene di tutti. Stigati so, gli abitanti di Fandalin. Molto. Però col sorriso. E sì. Dona abbi pazienza con il tuo master eh, sia come, come singolo individuo sia come party e, Insomma secondo me può venire fuori qualcosa di veramente figo Fate una mini dichiarazione di in intenti post sessione, una sorta di feedback Tipo che cosa vi aspettate da questa gita fuori porta Anche perché comunque prima dicevamo ehm, corsa contro il tempo e cose del genere Ho giocato personalmente un po' delle sessioni prima che il, che il party si sfaldasse di Icewind Dale e anche lì il tempo viene un pochino tastato, quindi attenzione che il master non dia a questa gita troppa importanza, uh, perché poi alla fine si rischia di perdere il, il, il quadro generale dell'ambientazione. Dell ecco solo questo. Ah, è già terminata perché il master è andato a vivere dall'altra parte dell'Italia, quindi... E niente, eh, è tutto normale. Non andare avanti, era, era una cosa successa, appunto. Che dato che ora sono Master, appunto, per vedere di non trovarmi nella stessa situazione e non peccare di superbia a quanto pare. No, ma insomma, può anche capitare come dicevamo prima. L'importante è sapersi fermare e dire, ragazzi, ho esagerato un pochino. Fermiamoci, vi preparo per la prossima volta. Tutto il necessario. E basta. Nella nostra situazione c'era veramente un manuale che spiegava già anche cosa mm. fare Lui si è preso proprio libertà super minime yeah. Come quella di Pip che sapeva del passaggio segreto conto... Si doveva eccetera, essere un eccetera. altro bambino ancora Ma cioè, insomma hai seguito il manuale si, si. così alla lettera Lui poteva fare la stessa identica cosa Voi volevate andare in una direzione e A quel punto ci si ferma e si dice Ragazzi il manuale non lo prevede Quindi o vi invento qualcosa e sforiamo, sfociamo nell'ombrio Altrimenti niente Tutto qui Speriamo di aver risposto alla tua domanda. Ci fa sempre molto piacere averti qui nell'Intalk Show, anche perché insomma porti sempre degli argomenti molto interessanti. Quindi noi speriamo di darti anche delle risposte, Utili. delle belle risposte, perché esatto. non l'ha ancora detto nessuno stasera. È una bella domanda, una bella domanda. <ride> Grazie per essere stato ciao. con noi. Un metodo ci per, per robe mm, e, ciao. e Sara, Marco. Piacere, bella Marco. Grande Marco, Grazie sempre. Ciao. Ciao Marco, ciao Marco, ciao, ciao. buona ciao. serata. Ciao. Che poi io, sono scemo mi sono tolto dalla, dalla pagina colpa mia c'è a dire una cosa che comunque secondo me alcuni danno per scontato cioè il fatto che credo che il rapporto dei pg e lo sviluppo del background dei pg sia importante almeno quanto l'avventura stessa perché se tutti appassionati i pg e cominci a volergli bene anche le azioni e le conseguenze hanno un valore maggiore sia per lo spettatore nel caso nostro che per le persone al tavolo perché se tutti affezioni generalmente al background di un'altra persona che sta al tavolo che racconta bene il proprio pg cioè, iniziare a tenerci anche delle sorti o delle situazioni, perché e questo va anche un po' in contrasto con alcuni commenti che capita di leggere no, sotto i video nostri, che spesso viene detto: eh, ma perché quello non ha fatto quell'azione? Perché quello c'ha la plot le e compagnie, In realtà è proprio se tu sei lì. A seguire gli eventi E sei arrivato al quarantesimo episodio È perché intanto magari ti sei appassionato Hai cominciato a conoscere i personaggi Hai approfondito i personaggi E hai scoperto anche gli intrecci e le trame Come una serie tv Cioè tu arrivi a un punto di voler bene un personaggio Perché appunto è stato spiegato background Non è solo un vado lì eh, vado in ira, carico, 20, butto giù un nemico, prossima, finita l'avventura. No, cazzo. Cioè non è ancora... Io sinceramente. E molti questa cosa, raga la sottovalutano tantissimo. Ma cioè... io sinceramente li filtro di bestia questi commenti qua. No, no, ma non è una cosa in tipo che ci stai male. Credo che sia un consiglio alla fine lo fai per tutti quelli che non riescono a capire quanto sia importante approfondire il personaggio è perché ah, okay. lo danno per, per scontato ma perché stanno sempre a parlare questi cose? <coughs> per sviluppare il pg infatti è, bello, è bello oh. il bello mi ha stupito perché Luxastra, ad esempio che è il nostro cavallo di battaglia ha, ha, per, tra un combat e l'altro passano a volte anche 10 puntate sì, di sì, chiacchiere sì. fondamentalmente non solo semplicemente personaggi che parlano ma anche magari che fanno indagini eccetera nel caso di Dungeons and Dragons, dove abbiamo volutamente eh, sintetizzato, fatto sì che succedessero tante cose in una singola puntata, perché avevamo poco tempo. Alla fine, se tu ci pensi, è una giocata di 4 ore. Eh. Eh, eh, infatti, cioè, aveva, è. no, è una giocata 4, di 6, 8. 8 ore? 8 ore? Una giocata di 8 ore, da 10 sì, ah, sì, sì. No, 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 ma 8 dico 8 esatto. No? Dico, le, cioè, il prodotto finito sì. sono 4 episodi, più o meno su 4 ore. Però mi ha stupito eh. che su 4 episodi. Tre c'erano dei combattimenti, anche se brevi, comunque danno dinamismo, no? uh -huh. Ma anche bellissimi momenti pre-combattimento, post-combattimento che creano un po' di varietà. E l'unica puntata dove invece è stato concesso dal Master volutamente lo spazio ai giocatori per approfondire i loro, eh, i loro rapporti eh, è quella in cui c'erano più commenti che dicevano: oh, però che palle! Come se li avessimo abituati in due puntate, non è che ce ne fossero tanti, eh, però no, c'erano. Certo. Eh, come se li avessimo abituati a un ritmo molto più fast, dove succedono un sacco di cose. Sì, e sì, nel sì. momento in cui accosti un attimo la macchina, eh, subito, no dai, dobbiamo andare, dai, dobbiamo andare. si so, so, psicanalizzando. Eh. Non eh, so, a me questo. dispiace che purtroppo la gente a volte veda le interazioni con i PNG le uniche interazioni vere e sensate, quando per me le interazioni tra PG sono molto più valide perché sono persone con cui... Com mm -hmm. Cioè, combatti al fianco di quei, di quei personaggi. Li vedi soffrire, morire, li devi salvare. Cioè, c'è tutta una cosa. Galget ha legato per dire un botto con Dalia nelle, nelle stagioni di Luxastra. E il rapporto che ha Galget con Dalia la premura che dimostra nei suoi confronti per me è importantissima e aggiunge tantissimo al personaggio di Dalia e aggiunge tantissimo al personaggio di Gudit, come anche la premura nei confronti che ha avuto nei confronti di Shiran. Il rapporto che si è evoluto, che ha avuto con Han quanto, quanto trasmette di più al pubblico. Un personaggio in questo modo il, il vederlo interagire con persone diverse e non con soltanto con PNG del Master, che spesso e volentieri lì certo hanno una loro storia, un loro carattere, ma hanno lì, loro sono lì per una funzione. Mentre invece mm. non c'è nessun obbligo tra i giocatori di interagire bene. Magari <ride> appunto un, giochiamo due personaggi e gli dico: sai che tu mi stai sulle palle, vero? Perché? Per questo motivo e questo motivo. Ma vedo come agisci, vedo come combatti e sei una persona comunque di buon cuore. Magari non, non mi starei simpatico a pelle e eh, bla, bla 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 bla. E questo trasmette cioè permette ai personaggi di venire molto più fuori e permette al pubblico di capirli meglio. La, secondo me l'interazione che sia tra PG o PG o tra PG o PNG è ugualmente importante. E anzi, io ho trovato il primo episodio il più noioso tra i quattro. Sì, sono perfettamente d'accordo. Anche okay, perché dirò. Io... Voi sareste mai affezionati a Walter White se avesse solo fatto la meta e risposto male alla moglie? No, no. quindi ecco. Perché no. male alla moglie mi ha fatto Poi, anzi, per me il terzo cioè, episodio no, era no, molto no, importante perché, appunto, Momo aveva un grande tratto caratteristico, ovvero l'essere stata comunque una sorta di locandiera e non, non solo le buzz, <ride> eh, Era è stata una sorta di locandiera, amava cucinare ed è una cosa che. Se non avessi volontariamente dedicato il terzo episodio più all'approfondimento dei vostri personaggi e all'incipit di Arpisti e Zentarim, non, il pubblico non avrebbe saputo e Sara avrebbe pensato, scritto, investito emozioni su una cosa che poi non sarebbe mai venuta fuori. Invece io, da master, per come io. Per come a me piace fare il master, io voglio approfondire i rapporti tra i personaggi e le caratteristiche dei personaggi. Ogni tanto questa cosa succede anche un po' troppo. Ho avuto un master che non vedeva l'ora di sputtanare completamente il mio intero background in due sessioni di gioco, quando era una cosa studiata per durare mesi e mesi di campagna. Mi riaggancio rapidamente, non parlando della mia esperienza, quello che stavamo dicendo prima, e cioè uh, l'interazione con gli NPC ogni tanto viene vista come una cosa non tanto interessante. Pensa che mi è capitato un ragazzo che mi ha scritto in privato ieri o l'altro ieri, adesso non ricordo, con un problema eh, a tutto tondo riguardo a questo argomento qui e cioè eh, il suo master per una questione probabilmente caratteriale abbiamo cercato di rimettere insieme i pezzi, eh, non ama molto conversare, quindi quando doveva eh, sì. interpretare un NPC tagliava sempre molto molto corto in qualsiasi fosse il discorso di qualunque cosa si stesse parlando il e estendeva no, la no. cosa anche ai giocatori quando c'erano dei momenti in cui i giocatori potevano interagire tra di loro tagliava cortissimo e cercava di spingerli andando avanti tant'è che il gruppo, il ragazzo in particolare mi stava scrivendo per, per mh, cercare consigli per, affinché il gruppo gli dicesse in maniera molto molto tranquilla, velata, normale, ehi guarda, mh, ci stai un pochino imponendo un, il tuo modo di giocare, avremmo piacere, se non ti dispiace, di interagire un po' di più per approfondire i nostri personaggi, se no non viene fuori. Sì, ah, ok, adesso pensandoci <ride> bene mi sono capitate anche a me delle situazioni in cui ho, ho sentito da altri, giocatori, a me non è mai capitato da giocatore avere una, un master che tagliava così corto. No, Però non ho sentito me. di altri che dicevano... Oppure a me personalmente mi, mi, mi toppa perché magari non sono in linea con quella che è la sua idea, magari del mio personaggio e quindi mi, mi blocca. È molto brutto da vivere. Sì. E a me io odierei una cosa del genere è un modo di giocare, mm. è un modo di giocare, Però se non hai bisogna stabilirlo parti... prima. Questa persona me l'ha esatto. proprio raccontato come un abbiamo fatto una dichiarazione di intenti, non si è parlato necessariamente di interpretazione, ma è diventato chiaro che questa persona ci stava imponendo le sue tempistiche, per lui era una normalità. Per... O, più che la normalità, era più una questione di gusti proprio, perché anche al tavolo quando il master è qualcun altro e dà più spazio all'interpretazione, lui si chiude molto in se stesso. Quindi si vede che sia proprio... è proprio una cosa che preferisce tagliare quando si sente in una posizione di potere. Il Master non è in una posizione di potere solo perché racconta la storia. E questo è un se po il Master me lo consente, ovviamente. Sì. sì! Come dire... Ah. dici tutto! Dai Guido, eh, aspetta. Vai, Guido. appunto a questo Guido Maker? È, no, o oh, lui. ...che dà il background del personaggio... Oggi no, sui per sei per anni di oro. lo faccio oggi. Sì. E di, diciamo, come trovare un equilibrio. Mm -hmm. Ci sono sì. giochi come in Seven C, che state giocando recentemente sì. che fanno... Ehm, Meccanica di questo elemento proprio perché il modo per salire di livello in 7C, tra, tra molte virgolette, è il giocatore che scrive una storia e la storia che si dipana. Ehm, per, non, non so se qui non mi sembra che qui qualcuno abbia giocato a 7C nella campagna di, di Luca. Però, come vedreste, no. eh, comunque questa cosa del meccanizzare, eh, il dipanarsi della storia in questo modo, meccanizzare. Dicono che non si sente. Ho sentito metà discorso io, purtroppo. Basso non si sente? Che strano. Sente. Ah, no, allora, Noi ti sentiamo, pare che la chat non ti senta, ma io ho messo la cuffia che avevi già iniziato a parlare. Purtroppo. Credo che sia un problema proprio da. di uscita, non Si solo. sente tanto basso. Che ma, ma alza usc... un pochino l'audio del desktop, ma forse si. Sì. Sì, no, è... Un conto per noi e, che evidentemente... vabbè, noi abbiamo una questione analogica. Aspetta, aspetta, aspetta. Uh, aspetta uh, Guido hai detto. Ti va vale a yes. ripetere in poche parole quello che hai detto. Così sì, sì. Il, la chat ti sente, anche noi risentiamo bene la domanda? Eh, per ripetere in poche parole, ehm, ci sono giochi che eh, meccanizzano il, il dipanarsi del background all'interno della sessione. Voi come vedete questa cosa? Se la vedreste come una cosa positiva o come una cosa negativa? Eh, la vedo come una cosa. <ride> no, letteralmente, cioè, il, ci sono giochi che lo, con, che lo permettono, giochi che lo impongono e giochi che invece non lo considerano. Um, non, ci sono giochi che sono, diciamo, cooperativi a livello narrativo. Quindi la palla a volte sta a me, io, me, giocatore, narrare il che cosa succede. Tipo Ten Candles, eh, stavo pensando proprio a Ten Candles. Bello, 10 esatto, 10 candles, sì. uh, tu sei quello che in quel momento decide che cosa succede nella storia. Altri giochi, Dungeons and Dragons per dire no, non te lo permettono, ma a me non dispiace, a me piace molto per dire giocare a DD, perché la storia non dipende da me, i suoi sviluppi sì però, le mie scelte, le mie intuizioni, le mie indagini, i miei tiri di dado determinano come proseguirà la storia. Certo, poi sta comunque ad avere un master molto bravo a premiare e, e far evolvere la storia in base alle scelte dei giocatori, anche se magari le loro scelte non erano state previste dal master. Però dipende dal sistema di gioco. Io sono super d'accordo con John, cioè è una cosa, nel senso non mi posso, uh, non posso dire che una cosa sia meglio dell'altra, semplicemente è come mettere a confronto la pizza con la lasagna, sono due cose completamente diverse per quanto abbiano delle similitudini. Ma vale la pena mangiare una come vale la pena mangiare l'altra, e vabbè, ho fame. E scegli vita. in base a quello che ti va. Mm. Esatto. Cioè, a, a, è bello variare. Eh, a me non, non piace fossilizzarmi su una cosa, quindi eh, ci sono sistemi di gioco e eh, manuali che eh, ti portano a, a, a giocare un qualcosa che di completamente diverso. Cioè, un mood completamente diverso. In mezzo di pensi, mm. sì, però, piace tantissimo questo aspetto ah. anche. Broken Compass, in particolare in Ten Candles, che penso sia la, il perfetto gioco da fare a quei giocatori che non hanno mai fatto da master e che vogliono provare, però devono fare il passetto piano piano. E danno in mano, cioè i giochi che ti danno in mano lo scettro di decidere cosa succede. Sono un ottimo allenamento per fare da master, però in generale vanno provati tutti. Ma ah, infatti, una cosa devo chiederlo assolutamente a Sara, perché proprio parlando di regole e regolamenti, ti hai ricevuto il manuale di Green Oaks. Sì. Perché se parliamo di regole e imposizioni e cose strane, <ride> devi assolutamente raccontare questa cosa. Vabbè, sì, no, mi è stato recapitato il manuale di Green Oaks, che per chi non lo sapesse, eh, adesso te lo spiego: è un GDR ambientato in un ospizio. Quindi tu non hai la scheda del giocatore, hai la scheda dell'anziano. Che ha la sua resistenza, la sua cosa, oltre la quale deve andare a fare il riposino, certo. <ride> però si gioca non coi dadi, perché i dadi sono cose da giovani, si gioca con le carte da briscola. Che Grinox è un tipo il nome di una casa di riposo. Eh quindi. Sì, <ride> è proprio la casa di riposo. Perché, perché proprio spezzo, ti si. giochi lo spezzone della casa di riposo di Claude Atlas. Ah, anche, mm -hmm. anche. Sì, sì, proprio il, il manuale si presenta come una brochure, Infatti, quando l'ho portato al negozio dove vado di solito, mi fa, ma che è sta roba? Da giocare, sì, ah, ragazzi, la è... prossima ma campagna ufficiale. Sì, <ride> posso finalmente portare il mio anziano. Dai. I miei tempi, i eh, giovani non giocavano a questi giochi eh, di ruolo. Infatti, è eh, il, il, come quando avevo sì, 80 anni. <ride> da infatti, tu devi ristoranti. tirare fuori la briscola e chi pesca una carta con il seme corrispondente alla briscola ha il suo Successo, critico, è, è bellissimo, l'ho spulciato l'altra sera Raga, su, sul mio canale. Sentiamolo eh. in live. Però tutti vestiti da vecchi, io, io mi metto Ma tipo certo. le polo che metteva mio nonno, quelle lì tipo in pannella con, con la manina rosette, che, che trema così per... Però... Tirata su, fino in su, <ride> con uno con lo scialle, il cappello, la, 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 la coppola il Siete in cinque! <ride> Siete in cinque! Morona Murello! Eh, questo è già un punto spocchia però, eh ah, è un punto spocchia? un cioè, punto spocchia, dopo, dopo un tot devi fare la, lo sbroccolo, la lamentela, devi, devi parlare male, o ti, ti devi fissare su una cosa Allora... No. Guarda che... No. Sono col ricordo... pannolone <ride> <ride> Ma io lo stavo con facendo pallinos. Allora, allora o se giochiamo a Greenock, o faccio il vecchio toscano che l'avevo anche portato. Io l'avevo portato in una giocata di Tank Handles a casa mia con Matt, non mio fratello. Che eh, mi pare che l'abbiamo fatto non dopo. No, 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 no. prima che iniziassimo Luxastra. Eravamo a casa mia, io ho giocato Gino, e io ho fatto un vecchio toscano. Bello. Quindi mi sa che riporto un vecchio toscano. Oppure porto mio nonno. Però caso non mi fate censurare le bestemmie. No, no, eh, vabbè, eh, vabbè, vabbè, allora, sì, ma... allora è, è vero. Eh, sì, è vero. Diciamo che appunto il manuale dice ocio perché appunto fate la dichiarazione di intenti perché i vecchi sono razzisti, bestemmiano. E... E, insomma, cercate... X card, X card, X card. Esatto. In ogni caso è un, uh, è un manuale che lascia mm. molto spazio anche alla fantasia perché appunto nulla ti vieta di giocare un ex assassino spia russa. Mm. Anche perché ai romochi. tempi non c'era la televisione, la fantasia dovevi per forza sviluppare il perché i videogiochi fanno male. Io porto nonno Gianni, che ha fatto il bibliotecario <ride> del, della biblioteca di Torino ed era il migliore amico del, del vampiro Angelo Redentore. Sì E così c'è un continuo il di Augusta Tanguinorum con mio nonno e io gioco nonno Gianni. Eh, però, dovremmo giocare ognuno DLC. il nonno di un qualcosa che abbiamo già giocato, tipo <ride> il figlio di Darbula. Perché figlio di Che cazzo quindi, comunque, morale della favola: non ti preoccupare per le questioni di regole, manuali, eccetera. Come vedi, ogni mondo di gioco c'ha veramente tutto da esplorare c'è l'imbarazzo della la scelta parloce. per i manuali una cosa come se Seed alla fine ha fatto una scelta no, di, 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 di regole con no, la questione comunque che non, non, è come, cioè, non è come compilare il 730 in D&D è semplicemente un modo per velocizzare anche <ride> le per generazioni la, per il montaggio uh, io non mi sto occupando del montaggio di, mm -hmm. di Navigavia no? mi sono sempre occupato del montaggio del, delle altre del Jones and Dragons eh, eh, Lux Astra insieme a Luca Uh, però uh, in questo caso io sto facendo le musiche e i sound effect mm -hmm. E sto notando quanto... Repentino dici... Inserisce da DD. Eh sì, è un pesino so diverso. Io non l'ho ancora giocato, l'ho solo visto giocare. E, ed è interessante perché c'è proprio uno spotlight molto forte, cioè ti obbliga in qualche modo a narrare, cosa sì. che magari in DD a volte non succede. Dice, boh, faccio l'attacco fisico e tirare -tira -tira e basta. E a volte noi ci dobbiamo ricordare a vicenda, sì vai, ruolalo un pochetto. No, certo, certo. La sì, è il tuo spotlight, è bellissima. Come Cosa. è una roba diversa vero sì. vabbè dai ci siamo fatti la chiacchierata io guido no, direi buttiamoci sì. dentro gli altri ospiti sì. perché sono veramente tanti e mi spiacerebbe far aspettare dicono che c'è un'interferenza potente eh, non io lo so, mi se avete messo, il ho messo ok il mio è qua distante io ma mi ma sto è, solo è, coordinando no, con io uh, io veramente tu sì, io e ma io so dove parlavi tu non si sente più, è finita, boh, ora non la sento. Vabbè. È così distante dal mick. che non... Credo. Io, io ho mandato il prossimo Josué. eccoci Chi va là? Josué. Yes. yes. Assolutamente. Forte per almeno. Hai la cam o no? Hai cam. MOF, È tutto lì? pronto. <ride> non si deraglia allora aspettiamo che metti la cam altrimenti. viaggi Fottop2. insieme <ride> <ride> esperta mi dicono beh ciao Dea invece doveva essere, essere attiva no non mi si vede no no non ma no, Discord vede. ci odia quindi vabbè non fa niente dai ti sentiamo a voce vai tranquillo non stiamo a impazzire ah. va bene così allora dici okay. tutto vabbè non vedo neanche tu allora, prima di tutto purtroppo uno davanti a me non ha avuto i problemi quindi faccio invece io della, della sua domanda che voleva farvi per voi sì, gentieri, certo. certo ok uh, Grumpy uh, voleva chiedervi se uh, voi vi fosse messi d'accordo e con le forze che avevate uh, al quarto episodio aveste affrontato insieme il drago cosa sarebbe successo? avevate un minimo <ride> di possibilità di a uh, farcela oppure era uh, kill party per rispondere alla domanda di sua, sua onoreficenza Mahatma Gandhi uh, no, non c'erano le forze disponibili a Fandalin per farli battere, questo perché uh, loro erano a livello 3 l'essential kit chiude che dovrebbero essere intorno a livello 7 se non sbaglio circa 7-8 anche con l'aiuto di sorella Garael la Zentarine col cazzo che va aiutava uh, <ride> a parte sorella Garael e Silveral Winter che si era già levato di culo non c'era nessuno tutti gli altri erano popolano di livello 1 quindi eh, non... perché ci sarebbe stata una mega battaglia con tutta Fandalin che si arma certo un, so, un cono di freddo risolve certo. il problema 10 di 8 let's go e quindi no, non avrebbero potuto. Ho voluto farli incontrare il drago perché era figo, ovviamente, piuttosto che, ah bravi, avete ucciso la manticora, bella così. E poi, e eh boh. Invece no, farli incontrare il drago, fargli capire che era una grossa minaccia e poi lanciare la palla a voi spettatori sul, raga, io ho fatto vedere tanto così dell'essential kit, che in realtà è grosso così, al cui interno c'è anche la sfida con il drago ma loro sono delle pippe al sugo adesso e non possono affrontare il drago voi forse sì eh, <ride> la prima che st sta F. <ride> però perché sembriamo tipo in quegli studi come radio dj è con molto le cuffione archeine. sembriamo persone Questo serie molto... <ride> ah, sì. Gian allora. è bello che tu lo dica perché sto masterando appunto l'essenza kit e uh -huh. nella prossima sessione i miei Um, uh, giocatori devono appunto affrontare il drago uh -huh. che si stanno appunto preparando, e la, la mia domanda spirge appunto per questo: ho oh, visto che sto facendo la campagna appunto sui Forgotten Reels, volevo vedere se sopravvivono uh, di farla continuare su questa ambientazione. Però, non so dopo il drago cosa farli fare, ho anche acquistato la costa della spada, proprio uh -huh. il manuale, però è molto dispersivo e non così. Uh, direzionale come lo starter start kit perché, Quindi, attenzione, perché di... attenzione: Costa della Spada non è un manu non è una manuale d'avventura, è un manuale di ambientazione. Sì quindi ehm, mentre starter set ed essential kit così come il dungeon del, ma del mago folle il tesoro della regina dei draghi roba del genere sono avventure quindi tu master te li leggi, segui passo passo e fai vivere l'avventura il manuale della costa della spada così come anche il manuale di Eberron e roba del genere sono manuali di ambientazione ovvero io ti, es ti espongo il mondo come quando studiavi geografia e ti, ti spiegavano cos'era la regione l'argomento scelto o l'Umbria ehm, L'Umbria, Gli abitanti. Sono dei ai confini del Lazio. Barbabietro da zombie. Esatto. Bella. E foreste di conifere. Ehm... <ride> tu hai, lui ti dà gli strumenti, è come se tu avessi 100.000 Lego, ma nessun, eh, nessun manuale di istruzioni. Quindi sta a te montare l'avventura. Quindi eh, tut... la stragrande maggioranza delle avventure sono nei Forgotten Realms. Quindi, quando finisci l'essential kit, hai due strade. O ti costruisci tu un'avventura nell'ambientazione dei Forgotten, oppure compri un altro manuale d'avventura che può essere Dungeon Marco Folley, Curse of Strado, quello che vuoi. Se no, State... scarichi Fortnite in modalità no, Simone, no. No, non, si si non si scarica Fortnite. Era bellissimo Fortnite, non capisco tira un divento in Fortnite, tanto cioè, ci vorrà, video ci video vorrà video. poco ci che anche lì sarà possibile. <ride> La, da... eh, la tua domanda quindi era questa, cioè insomma come si potrebbe andare avanti dopo questo Essential Kit? Uh, sì esatto, perché appunto come diceva um, uh, Gian, uh, hai, hai ragione, mi sono spiegato male, C ho l'ambientazione e, ma e il dungeon mago folle, uh, semplicemente non sapevo se conveniva cambiare drasticamente... Uh, Modalità di gioco perché lì si parla appunto di entrare in un dungeon, mentre qui mentre questa qui era molto più esplorativa. O provare a creare qualcosa, soprattutto perché, leggendo Cosa della Spada, Verde Inverno ha uh, una situazione in cui di politica molto interessante e intrigante in cui manca il re e il potere c'è il consigliere e quindi... il dungeon so. del mago folle è il diretto sequel del furto dei dragoni quindi se non l'hai ancora guardato io ti invito a controllare quello perché è proprio un'avventura da livello 1 a livello 5 e... Potresti provare a riadattarla al termine del kit essenziale, visto che i tuoi giocatori saranno di livello più alto e quindi sfonderanno tutto quello che c'è nel furto dei dragoni, ma puoi bilanciando qualcosina giocare questo modulo e poi uh, sfociare nel dungeon nel mago folle. Io la farei così. Cioè ti invito a controllare questo, magari è una delle opzioni che puoi puoi provare. No. Grazie mille, appunto perché essendo l'ultima sessione non volevo arrivare impreparato. Sull'ultima cosa, molto, una domanda più tecnica è, uh, mi sono ritrovato comunque a, a far fatica a leggere adeguatamente appunto l'essenzial uh, le, kit. Qualche consiglio per uh, prossimamente, se dovessi riprenderlo, come leggerlo adeguatamente? Il, In che senso leggerlo? Intendi eh, leggere le parti descrittive per i giocatori o leggerlo per, eh, nel senso, comprenderlo? Uh, la seconda, uh, io, ti io, guarda, non sono un master. Chissà quanto ho navigato io quando ho, ho giocato starter set ad Essential Kit. Semplicemente me lo sono letto, ho letto le parti che dovevo fare giocare due, tre, quattro volte. Mi facevo due appunti e tendenzialmente. Avevo a mente quello che dovevo fargli fare, andavo a braccio, sbirciavo i nomi, sbirciavo i luoghi, sbirciavo due cose ogni tot, al massimo gli chiedevo raga datemi un minuto e poi andavo di, di seguito, cioè cercavo comunque di, um, di, di, di nuotare con le mie forze eh, in modo che tutto venisse fuori un po' più un po' più fluido senza rimanere diciamo incastrato in determinate cose ma forse Manfredi ha consigli migli assolutamente migliori dei miei avendo masterato Scusate, per più tempo io ho una domanda però da fargli per perché hai fatto questa domanda c'è cioè, un motivo scatenante cioè, hai avuto una difficoltà eh, legata allo starter set a farlo sì, comprendere ai giocatori non, uh, sì perché molte volte uh, mi ritrovavo a, a, legge, a, a fare come Gian che mi leggevo le missioni più importanti e me le ricordavo. Probabilmente nel caso in cui volessero prendere un'altra strada mi ritrovavo a leggerla alla prima volta ed essendo la prima volta c'erano quei tre minuti di silenzio e mi sembrava comunque che questi nassero durante la narrativa, però allo stesso tempo non è che potevo ricordarmi tutte le missioni del, del libro. E anche nomi, visto che comunque me li ero appuntati, ma dovevo tenere bene a mente okay. che dove fossero, in quale luogo, perché comunque non è un: per quanto sia un'ambientazione piccola, non è, è molto ricca sia di personaggi, sia sì, di sì, sì. oggetti. Quindi, importanti. molto banalmente, se un giocatore ti diceva voglio andare lì, tu prima di dirgli che cosa trovava, controllavi perfettamente lo starter set per assicurarti che non ci fosse già canonicamente qualcosa e quindi non dovessi improvvisare, giusto? Sì, sì, ma, ma, anche, okay. sì, ma anche banalmente c'era una missione spoiler di un, uh, di un di, uh, del, uh, di taglia a legna e mi sono dovuto leggere velocemente che cosa trovavano e quando andavano in un determinato punto dovevo dirgli che cosa vedevano. Però spezzavo la narrativa e non ho saputo gestirmela bene. Ho capito. capito. Ci sta. Beh, il consiglio che ti do io è. La tua avventura non viene vista da migliaia di persone che poi ti dicono: Eh, ma qui alla, alla, alla locanda non c'era questo PNG. Quindi, nel caso in cui <ride> loro vogliono andare in un punto che tu non. non non hai studiato sul manuale d'avventura. Controlla solo che non ci. Che, ho detto un solo aperto come una casa, ah. eh, controlla solo che magari non sia uno snodo narrativo importante per la trama principale. E nel caso improvvisa. Inventati tu qualcosa. fregatene. Se, se invece ti vibra l'occhio al solo pensiero di dire qualcosa che non sia o descrivere qualcosa che non sia canonico, io credo che l'unica chance sia te lo devi studiare. Sì, preparati le sessioni in anticipo, studiati bene, capitolo per capitolo, che sia tutto ben chiaro e se i tuoi giocatori fanno qualcosa eh, al di fuori di quello che avevi preparato, al massimo tempo reggia un secondo. Nessuno ti dirà mai niente per il fatto di prendere il manuale, sfogliarlo un secondo e controllare. E fai come gadget, prevedi e fiancheggia. Imprevedibile. Imprevedibile. prevedi <ride> il comunismo, ma <ride> ah no, non era così, Beh, anche, anche quello. Anche quello. Uh, ci, ci tengo a, a dire una cosa, ai ragazzi della chat, raga ha detto Verde Inverno. Sì, è il nuovo adattamento ufficiale. È vero. Sì, a ah, noi, pre noi preferiamo preferiamo Never Winter. Sì, cambia qualcosa? No, smettetela di fare gli elitaristi. E adesso uh, uh, uh. tutti alle porte di Baldur. Che è brutto le porte di Baldur. Veramente sti cazzi, cioè non è importante il nome. È importante il che cosa rappresenta. Cioè è un po' come dire "Ah, ma tu l'hai visto 500 giorni insieme?" No, io ho visto 500 Days of Summer. Abbiamo visto lo stesso film. Possiamo mm. parlare di quanto è bello il film, piuttosto che fare lunghissimi sul. Io utilizzo la pronuncia inglese di repetita. Anzi, dai, regà. come di 100, che in realtà è del 100. E basta. 100. No, posso dirla io, no? Come <ride> 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 Breaking Bad, che nella versione messicana abbiamo. si chiama. Uh, come si chiama? Aspetta. Oh, quella, quella Beh, nel pomo. frattempo ti butto io lì Carlos e il topo che gira. Ma <ride> <ride> ah, pare, cioè, no. pare che sia era ah, cazzata. Allora, no, pare che no. Io chiudo caso, le orecchie, io ci no, voglio no, credere. No. No. In no. 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 Spagna, Spagna sì. girava questo fake, a quanto pare, fake meme che era stato tradotto come Carlos e il topo che gira. In realtà era un rimontaggio dell'immagine. Per me è ufficiale. Controllo perché secondo me è molto più reale di quanto non sembra perché la Spagna... Dopo il, diciamo, determinati regimi dittatoriali Hanno delle leggi Diciamo sul, Sull'importazione di materiali esteri Molto più strette sì. di tante nazioni Per cui tutto viene tradotto oh Tutto bello. Blade Con Weasley Snipes Lì si chiama lama okay. Tipo Geraldo Lo strigo Esatto Geraldo Gerardo il magiasso <ride> Il magiasso <ride> Dicono nella sure, sì. chat E niente Grazie comunque, ti ringraziamo no. tantissimo per le domande. Spero. No. Sì. interrotto No, no, di. di no, di... sull'ultima cosa, che non è una domanda, ma uh, volevo avvisarvi: sapete che i due mod che gestiscono uh, appunto le domande e le dirette stanno parlando per tutto il tempo male di voi. Ah, 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 bene, beh. Ma infatti, Classico. ma perché non parliamo anche noi male di noi? Cominciare. Ma noi lo facciamo, noi lo facciamo no. spesso. Ah, guarda sì. Simone, no? Poi ah. sono proprio le eh. eplice. Eh. Va bene. Grazie ma... della... siamo, siamo abituati. Grazie della notifica, <ride> prenderemo eh, severissime <ride> precauzioni nei confronti dei nostri mod. Chiederemo anche VIP su Twitch. Ah, diciamo, verranno schiacciati da Momo. no oh, no. no, sit on my face. <ride> grazie, allora. Giosuè a presto ciao a te ah le mie orecchie un attimo devo ah. no, 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 dai ragazzi che voglio accontentare con... gli ultimi ho dato a guido delle direttive devo su chi mandare chi non mandare dai da Milano. dai cam fotopiedi <ride> fotopod that filthy weave. Foto fotopartito democratico <ride> no allora dice ho letto qua ti sentiamo ti sentiamo ok eh, a giusto la Eccoci. Eccolo. Andiamo Eccolo. Come vedete? Bello come il sole. Ciao. Ciao, come ti chiami? Alberto. Bella. Alberto. Dice tutto. <ride> Alberto o Roberto? Sì. Ad, Alberto. Ad, Alberto. Ho capito Roberto. No, no come, come quello di Anime Selvaggi. Esatto, <ride> no. come il lupo. Andiamo avanti, eh, dicevi. No, eh, volevo fare una domanda per quanto riguardava eventuali collaborazioni future con la Wizard. Uh, più che altro sul fatto che uh, i moduli che non sono lo starter set o l'essential le kit sono generalmente più lunghi. Uh, quindi volevo più o meno capire: uh, generalmente, voi, in quanto appunto entità che deve comunque fare una collaborazione economica, quindi non è che dovete cioè, fare una, una serie di 60 episodi su strada, per dire no? Mm. Uh, se li conoscete, quale secondo voi vi sembra il più adatto per questa per quest operazione e nel caso eh, se eh, verranno creati parti ad hoc, magari utilizzando alcune regole specifiche di background eh, che vengono date nei moduli, oppure se verranno eh, riadattati i PG già esistenti per, eh, usati nel, nella collaborazione precedente. Guarda, quando capitano. Allora, se, se, se tu ci fai la domanda specifica sul product placement, perché è un'operazione di marketing, Dungeons and Dragons, mm -hmm. l'hai stata. Eh, allora, in quel caso, noi ci adattiamo alle richieste del cliente, o perlomeno c'è una fase di. Contrattazioni sì, fondamentalmente. Gli viene fatto un brief, che ovviamente è stato discusso. Però. però se andiamo a giocare specificatamente un manuale davventura eh, perché viene richiesto dal, dal cliente. Quindi poi noi cerchiamo di comprendere quali sono i parametri che ci mette davanti in base anche a quella che non voglio entrare troppo nei dettagli perché poi eh, si parla anche magari dal punto di vista economico non sono cose che voglio ovviamente discutere certo. in diretta eh, però in generale in base ai parametri che vengono messi sul tavolo e quelli che sono i desideri del cliente noi cerchiamo di venirgli incontro cercando di capire come nel caso di Starter Set e del Sessional Kit Gian ha fatto un ottimo lavoro di adattamento no? la storia è molto più lunga è un'avventura che prevede vedrebbe molte più sessioni quindi abbiamo cercato di estrapolare i concetti più importanti e mettere le carte coperte eh, per stimolare la curiosità del pubblico perché volevamo porre l'attenzione sullo starter set e l'essential kit su quella che era la base dell'avventura ma volevamo anche ingolosire il pubblico e dirgli ok eh, vuoi vedere che altro c'è che ti sei perso compratelo o scaricatelo gratuitamente poi questo dipenderà di, di, di volta in volta. A quello che sarà la richiesta del cliente, ma noi non facciamo solo product placement. Cioè, no. Anzi, 3. questo ti dirò: è stato, primo, è stato il primo in maniera così approfondita. Perché, diciamo, le volontà erano quelle. Mh, il fascino da parte del cliente era il vedere un prodotto come appunto questi, questi due tomi, passatemi il termine. Eh, diciamo, gestiti e lavorati come la nostra campagna principale, che appunto è stata Luxaster per tempo. Quindi era proprio il cliente che ha detto: Cavolo, vorremmo vedere come andreste a giocare i manuali che noi abbiamo creato allo stesso modo. Quindi ci hanno messo davanti, comunque, paradossalmente anche tanta libertà. Semplicemente la richiesta era: eh, vorremmo promuovere questi due manuali. E noi, infatti, se tu guardi il primo episodio, c'è un racconto poco prima dell'inizio dell'avventura al tavolo, che è letteralmente una sorta di riassunto animato dell'avventura proprio dalla parte super iniziale che noi poi abbiamo giocato Sì, che noi ci siamo ah, giocati per i fatti nostri, per i fatti nostri il esatto. capitolo 1 perché mm -hmm. lo abbiamo utilizzato come eh, espediente per permettere a voi di interagire mm -hmm. tra di voi così che potessimo iniziare il primo episodio senza le presentazioni esatto. senza il vostro incontro, quello era già dato per scontato io anzi in quel, in quel primo capitolo ho aggiunto una parte che non c'era nel libro sì ovvero letteralmente uh, la locanda Dungle rock seeker eh? sì. che vi invita in locanda e vi dà la missione e vi spiega cosa dovete fare sì. perché così dopo che vi ho dato la missione e vi ho spiegato la missione Dungren si leva di culo voi rimanete in locanda e chiacchierate tra di voi per me era molto importante quello che voi partiste con già un piccolo timido legame che eh sì, già vi sì. conosceste ma infatti la nostra diciamo bravura passami il termine è stata quella di dover gestire delle richieste e saperle anche mettere all'opera sul tavolo quindi uh, proposta economica richiesta del cliente come possiamo noi creare l'avventura come possiamo giocarla quali giocatori mettere e come poter confezionarla per me è stata ovviamente una sequenza di cose che grazie anche un po' all'esperienza alla professionalità e comunque anche alla nostra creatività alla fine abbiamo confezionato con il prodotto che avete visto e io mi auguro anche appunto dopo questi quattro episodi dopo gli episodi di approfondimento e abbiate tutti quanti apprezzato infatti c'è stato tanto entusiasmo e sta cosa ci fa davvero davvero tanto piacere ti dirò però ci fosse una stagione 2 io manterrei lo stesso party con gli stessi oh, personaggi sì, sì. Eh, beh. a meno che non sia richiesta di, di wizard ok eh, il recast oh, no. di Simone oh, no. <ride> il recast però se ci fosse, oh, una, se ci fosse una stagione 2 più lunga più distesa, dove ho più tempo per permettervi di uh, diciamo far germogliare i semi che abbiamo seminato nei primi quattro episodi, mi piacerebbe avere degli ospiti un po' come in Navigavia, quindi appunto eh, tirare dentro qualcuno che vi segue per un pezzo d'avventura, così da, da smuovere un pochino il vespaio e anche fare vedere qualcun altro nei Forgotten. Ci, Ci auguriamo sicuramente di avere eh, più spazio, eh, cioè più puntate. A me, a me personalmente piacerebbe, ma anche agli altri. Però è, è presto per poterti dare delle risposte in più. Quindi, ci farà un recast, ci boh, qua proprio siamo in questo momento anche noi in fase di attesa. Però siamo molto contenti. Eh, C'è cioè, anche, anche il punto di domanda del continuerò io a masterarla, che non è necessariamente non è è da dare per scontato. scontato. Io l'unico motivo per cui farei il master di nuovo è perché. Per far andare avanti le vostre storie Perché lo, cioè, lo farei letteralmente Lo faccio per voi Cioè nel senso no. perché No A culo patata ragazzi Ragazzi per me fare il master È comunque qualcosa che mette tanta pressione È un tot di ansia E io non sono un tipo ansioso Um, quindi letteralmente lo farei soltanto perché mi è piaciuto come avete giocato, mi piace le, che avete tire, le interazioni che avete tirato fuori, quello che avete espresso e l'impatto che avete avuto sul pubblico, l'impatto che ha avuto il party sul pubblico. Quindi, l'unico motivo per cui continuerei a fare il master è solo per portarvi avanti, vedere co cosa succederà ai vostri PG, perché se no per me è un sì, ok, oppure n -n no. È l'unico motivo per cui veramente direi: sì, voglio, voglio fare ancora il master di Wizard. Perché mi piace come voi avete interagito tra di voi. Di sicuro, per le campagne non commissionate, diciamo così, eh, siamo più liberi. Siamo totalmente liberi, quindi c'è meno eh, sforzo nel dover fare incastrare le cose negli standard che ci vengono commissionati. Perché abbiamo la libertà di fare quello che cazzo ci pare, fondamentalmente. Eh, quindi. C'è una, una bella differenza. Qualunque cosa sarà il futuro di questo DD, se riusciremo a fare una stagione 2, la cosa che mi preme di più è portare la qualità massima che possiamo. Sì. Quindi, se dovessero essere 60 episodi di Strad, per me devono essere 60 episodi super cazzuti: uno più bello dell'altro. Vabbè, tanto io te e la DD l'abbiamo già fatta per la seconda stagione sì, in caso. Sì, sì. Quindi ecco: noi siamo già pronti, abbiamo un sacco di idee in mente, siamo, siamo carichi. Speriamo mm. eh. di averti risposto. Incrociamo tanto le dita, fatelo anche voi. Sì, sì. Con no, tutto il vostro stato... affetto, usando i link che ci sono, <ride> a Wizards, quanto vi piacerebbe avere una stagione 2 di Forgotten Realms Quindi, dai, eh. <ride> se non l'avete ancora fatto, scaricate lo starter set. È il momento giusto. Punto schematico DNB. Momo. Eh, Momo, calpestami. Eh, nel senso... <ride> Grazie Alberto. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Ci sentiamo. Ciao. Uh, la prossima mi hanno fatto un'anticipazione sulla prossima domanda che torniamo in tema su che era il... quello che era il trittico iniziale okay. e secondo me ci spostiamo sull'unico che ancora non abbiamo toccato quindi bene siamo pronti siamo pronti quando lo siete voi salve oh, salve oh. eccoci un secondo solo che ti mettiamo in full screen eccoci operativi pronti Fica. tanto come ti chiami? Uh, potete chiamarmi Agostino. Agostino Agostino. Ciao Agostino. Sono abbastanza giovane, un giovine quattordicenne che gioca da due anni. Oh, comunque hai più baffi di me di mortaci, C'è due incredibile, Vai, eh, volevo appunto farvi eh, una domanda, ovvero eh, durante appunto, la campagna di, mini campagna di DD, eh, oh. il personaggio di Simone, pur per un momento, perché poi ma, il personaggio di Manfredi l'ha salvato, è morto. Questa cosa. Eh, ai fini del fatto della sponsorizzazione è stata vista come positiva, anche dal master, come una cosa positiva per mostrare come i personaggi possono morire. Ci sia questa allora, cosa? effettiva io... Intanto mi gratto un attimo il coglione. <ride> no, no! no vabbè, sono sì. sono non sono proprio morto. Cioè, so ho Beh. dovuto fare tiro su morte. Ho, sono ho rischiato sicuramente di brutto. Perché eh, avevamo fatto il contesto, <ride> scusa. Sì, tipo pochi, punti, pochi danni in più e tu saresti andato in negativo eh sì, veramente estremo e... un... ah, eh, Io personalmente eh, ci ho goduto Non perché volevo fare del male a Simo Perché dicevo, bello, una bella situazione di pericolo Dove però hanno tutti gli strumenti per salvargli il culo Perché lui eh, può imporre le mani, lui ha ancora ferite leggere Quindi Simone può sopravvivere I danni sono perfettamente in range e può venire fuori una bella scena E infatti così è stato E sono stato molto contento con, ehm, con io oltretutto che davo appunto Determinate cose tipo il risveglio eh, Ho descritto il risveglio a Simone Poi il risveglio tipo il peso quasi opprimente Cioè comunque ho, ho dipinto Negli occhi di Simone Nadar come comunque un qualcosa di di positivo, ma con un'ombra di negativo. Cioè, qualcuno che ti ha salvato la vita, ma lo vedi come opprimente in quel momento. L'ho un po' plasmato da bastardo. Ma eh, è stata fuori una bella scena. Non. Eh... Eh, non so se Wizard ha detto qualcosa riguardo allora noi abbiamo mandato eh, ogni volta che io facevo l'editing delle puntate eh, eh, le mandavamo a Wizard c'era Roberto che compilava sì, sì, le sì, mail ma... e chiedevamo ovviamente un feedback perché avevamo molta paura di mettere in gioco qualcosa anche solo magari con delle battutine out of game che la Wizard potesse dire non è quello che voglio per il mio prodotto perché a volte capita eh? io faccio oh, eh, stare sì, siamo tutti creator youtuber, a parte Manfred. Eh, <ride> e quindi abbiamo avuto a ricordare. Ah, lui non lo fai, ah sei diverso! No, è diverso anche lui. <ride> eh, eh, è che abbiamo una certa esperienza, magari, con i product placement. nella carriera di un youtuber, da un certo punto, fai de 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 delle, delle operazioni commerciali, e sappiamo tutti che i clienti a volte cacano. Sì, un po' non le, le... No, guarda, le scatole rosse. E quindi in questo caso noi abbiamo sempre mandato in anticipo gli episodi, e ne, erano sempre entusiasti, quindi loro non hanno messo mano su quelle che sono state le scelte del master che a mio avviso sono state top. Cioè eh, la cosa del far arrivare il drago che fa lo sbuffo di fiato. È venuta spontaneamente dopo la scelta di Momo, però era tutto perfetto. Scelta, Vabbè, distinto, la, la, scelta di Sara, so. la scelta di Sara e il Momo. Però era tutto così eh, perfetto, anche perché eh, mostrava la potenza del drago senza necessariamente stendere e punire i personaggi. Tra l'altro, un personaggio che in quel caso non aveva assolutamente rotto le palle al drago. Eh, Beh, ha investito lei, eh, Manfredi e te. Quindi non è che ha, ha puntato te. Sì, ha però, puntato il grosso. Io c'avevo avevo otto punti ferita. Sarebbe un masco wife dove un metri e mezzo, quest'altro era un drago gigante, ma che cazzo, la mi verrebbe eh, una domanda provocatoria. Eh, Perché forse non è ancora stata fatta. Almeno non ho memoria di questa domanda. Cosa? Nel repertorio del drago, Sì. c'era qualcos'altro che avresti potuto No, non di peggio. Qualcos'altro che avresti potuto utilizzare per punire meno il? Punire, tra virgolette, passiamo in termine: uh, meno il party ed evitare completamente il rischio di morte per Moloco. Perché alla fine Moloco si è salvata solo ed esclusivamente perché ha dimezzato i danni, altrimenti sarebbe andata al creatore. Allora, ha avuto fortuna nella sfiga. Allora, sì, ma eh, non sarebbe stato scenicamente la stessa cosa. Mm -hmm. uh, narrativamente eh, è stato letteralmente un... Ma che cazzo è? <ride> Fa un culo, prende la carcassa e se ne va, cioè letteralmente io ti mostro la mia potenza che per me è naturale come respirare. Cono di freddo, molto bello, ve l'ho descritto come una, una giornata primaverile, bella calda, tutta tranquilla mm -hmm. Cioè era proprio scenicamente ed esteticamente la cosa migliore Cosa doveva fare? Uh, due attacchi di zampe più uno di coda? Un colpo d'ali? Eh. Cioè come il colpo d'ali sarebbe stato carino ma vi avrebbe fatto due danni, vi avrebbe spostato e fine no, Invece no. Il, il cono di freddo era proprio bello, una bella potenza Anche perché io dovevo farvi capire che non eravate pronti per il drago quello era l'obiettivo principale a costo di sì, sacrificarti sì, sì, ma, e, comunque ti dirò per quanto mi sarebbe dispiaciuto morire perché volevo mostrare altro il Moloco che mi sto tenendo per un eventuale seguito eh, Moloco eh, forse ho fatto me la sono giocata bene come carta eh, sento che potevo far emergere meglio quello che è veramente Moloco però in generale se fossi morto morta sarebbe stato figo a me mi sarebbe piaciuto sinceramente perché sono anche un po' masochista, schiavo, schiacciami, però, in generale è, è, era proprio una bella scena, anche una morte. Vedere la reazione dei personaggi. Mm. Consapevoli che quella era poi la parte finale. No? Sapevo che stavamo chiudendo l'avventura sarebbe stato veramente figo. E poi comunque ho plasmato un po'. Perché il drago da regolamento finché non subisce un tot di danni, non se ne va. Ma non eravate a livello e non sarebbe servito un granché no, avrebbe allungato certo. il timing inutilmente e probabilmente ci sareste morti anche perché mh, non hai rollato per farlo apparire l'hai fatto apparire no no busta. no se eh, no Sennò, cioè, no certo quindi ti dico in un certo senso ho deciso che sarebbe comparso lì ma ho anche deciso ignorando il manuale ma il manuale dice poi, il master può decidere se farlo comparire o meno o può tirare ehm, e si suggerisce se dopo tot missioni non compare fatelo comparire <ride> Ma da regolamento lui dice finché non subisce un tot di punti ferita subiti, uh, un tot di danni subiti, il drago non se ne va. Io invece gli ho detto, non ha senso, facciamo sta cosa. Perché, se no, uno avrebbe allungato, due ci, sarebbe, ci sareste potuti morire, tre uscivate già dal fight con la manticora. Mm -hmm. Un altro fight subito no, dopo. Certo. Zero tempo per riposare, Con sta vecchia. E <ride> fanny! <ride> ricordiamo la vecchia in tutto questo. vecchia <ride> <Però> <ride> Io la sono videte, sconvolto. Videte, ho appena realizzato che Agostino c'ha 21 anni in meno di me. Gian Andrea, questo ragazzo, c'ha 21 anni in meno. Gian Viva la figa, Gianandrea! No, no! No, 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 no. 21 anni? Ah, Agostino, allora, hai mai visto le torri gemelle? Tu hai usato la lira. No! Hai... No! L'hai ricevuta la calcolatrice di Silvio. Roberto Baggio! Ah, la la traversa in mondiale in Brasile. No! No, ma ti dico una cosa, eh, ti racconto un aneddoto, eh, Al Torino Comics di, di quest'anno, al Torino Comics invernale, sono andato è arrivato uno dei nostri fan e ha detto «Ciao, eh, senti, ma tu conosci un certo Alessandro Lazzarato». Uf, mi si sbloccano i chakra, un mio compagno delle elementari che non vedo da 21 anni, da quando ho finito le elementari, letteralmente e io con i nomi, voi lo sapete, faccio schifo, invece Alessandro Lazzaro, ha detto "Che cazzo ci ho giocato a basket, mio compagno delle elementari? Eh, è il compagno di mia madre." aspetta aspetta, aspetta. Hold, up. hold up what do you mean by that eh, Cioè, è, è, appunto il ragazzino ha 16 anni la madre l'ha avuto molto giovane eh sì. la madre ha 33 anni mi diceva Alessandro aveva mia età quindi 30 anni e con il mio compagno elementare è diventato il patrigno di un sedicenne e io dicevo e io sono qua con un micio. <ride> eh, va bene. Sì, no, bene! Scusa lo shock, Agostino, speriamo no. intanto di aver risposto anche alla tua domanda. È sì. un due... È un 2010. Guarda, io te lo devo dire, mi piace tantissimo questa domanda perché, come spiegavo prima, abbiamo toccato l'ultimo de del trittico, l'ultimo argomento del trittico, e cioè la morte del, del personaggio. E vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutte le persone che ci hanno fatto delle domande, in particolare te Agostino, e, uh, che sei qui presente. Grazie a te. E, um... Spingere la, 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 la chiusura, magari andando a vedere come effettivamente abbiamo reagito tutti quanti alla morte del. o meglio, alla quasi morte positiva. Abbiamo la clippina e io inviterei ah. tutti i presenti a fare particolare attenzione alle espressioni di Simo. Perché vi fanno capire sei. tutto, vi fanno capire che. Eravamo dentro la partita, la stavamo vivendo la roba che veniva narrata. Quindi ti ringrazio Agostino, noi ci spostiamo di cam e mettiamo la reaction su, su YouTube. Ciao oh, Agostino! Buona serata! Yeah! Oh, A presto! Forza forza Roma. Roma. Sarà lì! <ride> come Forza Roma, ma come... Sempre Forza Roma. Dammi allora, un attimo me metto... 1936, che mi metto... 136,27. Io... E un euro in lire, ah, non, so... Sì. non so se posso accettarla 1936,26 non è più ormai che eh. ci sì, sei è diventato vecchio. E a me già sta cosa stai cambiando passare. la cosa, ma te l'ho detto: sono in modalità studio, quindi allo stream non sta cambiando niente. Ora puoi andare, a me mi fa ancora strano pensare, che... cioè, mi fa strano, pensare che una volta. Eh, si diceva: eh, ma è un 2000 come per dire. Te. No, no, le 2000 ragazzi eh, sono 2000, universitari. Ma i 2000 comprano le case, sì, sì, esatto. da no, un ma è un 2000, 2000 dici. Sì. Oh, eh, fa stranissima come cosa, raga. A, a realtà 2000, che, comunque, io prendo i mobili ai 2000. Che, cazzo che è? si comprano case e vanno già a convivere. E io non posso. dire affitto, ma come fanno? fanno? 2.000 hanno i figli, ragazzi. Come fanno? Noi siamo qui a giocare, a tirare i dadi. Però posso dire una cosa: dovremmo trovarci un lavoro vero. No, posso dire una cosa, però sembra strano un discorso di cazzo però io mi rendo conto che la generazione nostra cioè io sono 87 ragazzi 35 anni ok cioè, non siamo invecchiati un cazzo rispetto no. ad altre persone io ad esempio coetanei anche più piccoli di me dal giro conto ragazzi riconoscibili sembrano uomini di 50-60 mm. anni siamo non invecchiati un cazzo così. perché non ci eh. possiamo permettere una casa no, io <ride> io mantenere non so una che cosa famiglia mettono comunque nell'acqua di alcuni dai 2000 in poi perché mm. gli... E ogni tanto in fiera mi incapitano: tipo, tipo ciao sono Uso 2010 eh no sì, scusa no, ragazzi tipo, tipo ah che anno dell'università sei no in realtà sono in terza media porca troia tipo senti, la sesta maggiorate. alte due metri senti direttamente la camicia di forza <ride> tipo la comunità italiana esatto. in diretta nazionale su Rai 1 durante il TG dicono ecco ah, quello è un pedofilo esatto eh, io dico che cazzo metto no. lo sempre e comunque sì il fatto è che ci mettiamo le magliette di cartoni animati il problema è quello ma che. Sempre, no, sembriamo sempre giovani Ah, ok ragazzi eh, E quello è il segreto Comunque rimane gravissimo questa eh, sì, cosa Sì, un po' Resistiamo alla vita, scrivono, eh. giusto. Cercando di gestirci l'irrape che sta per arrivare ah. perché dovrò settare i volumi in tempo reale, okay. io direi ci spostiamo sulla reaction, ci guardiamo quest'ultima scena e andiamo oh. poi in chiusura con le ultime cosine. Guardate che bello. Guarda la faccia di Simone. Eh, faccia di in quella eh, cartina eh, eh. storta Ma dietro. Proprio questo? Sì. È da YouTube? Sì, okay. È da YouTube. Sì. Ah, pensavo fosse una roba extra. No, no, no. no. Che eh. Attenzione, io regolo i volumi e poi vi rialzo. Rimani. Investita, ah, quasi congelata lì sul Ah no! No, no! no. Putz! È arrivato Makai! Ci guardiamo un la po' di pubblicità, pubblicità, ragazzi! Youtuber Volegram! Riempi il carrello con i tuoi prodotti preferiti. Posto, ma poi la potenza del, del soffio ti fa volare all'indietro di un paio di metri. E cadi a terra svenuta con il freddo che piano piano è come se si stesse piano piano propagando sulla tua pelle. Nonostante il tuo animo caloroso e la tua origine. Comincia come a prenderti tutto quanto il volto lentamente quindi botte la Avete notato l'espressione di Simo durante questa clip? Guardatelo <ride> No, ma non è per prenderlo in giro, la sta vivendo però proprio la faccia di qualcuno che dice sto ascoltando la mia morte in diretta. Sì. Abbiamo parlato della morte del personaggio, come gestirla eccetera e vi abbiamo detto la volta scorsa con Nicola che è molto importante la narrativa, cioè se un personaggio muore o è in procinto di morire è giusto dargli il giusto peso e Gian ha fatto un lavoro fantastico a descrivere millimetro per millimetro questo ghiaccio. Che si propagava sulla sua faccia e ci ha dato il senso del pericolo della potenza che ci ha spiegato voler mandare inizialmente, fin da subito, e eh, come dire ha, ha dato una profondità enorme al momento, facendolo vivere non solo al diretto interessato ma anche a tutti noi. E infatti mi sposterei. Ho preparato un'altra clip molto rapida, quindi passiamo però, subito però avanti. però per condividere con voi, vi dico vi condivido quello che è stato il mio passaggio mentale: è, è assolutamente tutto. ok e, ero lì che dicevo, ok raccontami come muoio Stavano mm -hmm. È la stessa faccia che fa quando gli dico che non voglio giocare a Fortnite con lui eh. comunque. Mm, sì, no, molto no. simile effettivamente Però sei una brutta persona eh. Ci soffro Ma vabbè, ma, oh, io non ho detto che non ci ma stia che adesso... giocando Che non ci abbia giocato ho, ho, Non ho, tu ci tu gioco tu 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 con tu lui Non ci che a giocare con me eh. Eh vabbè una fatto. Ma Mafred è una persona impressionabile, tutti stessi. Staffattando <ride> <ride> del suo buon cuore, esatto. Mafred è grande. grande ma... E Moloko a terra, svenuta mentre capisci che. vi il corpo invito sta diventando Fred. a guardare eh, ah, le nostre estraghe. Strago lo spadone, lo ripongo. Guardo Elu che scatta nella direzione del drago, vedo la signora che ho appoggiato per terra ancora lì <ride> ah, in Ancora un attimo di pazienza, vi prego. E corro verso Moloco. Guardate, guardatelo. Sì, vabbè, e qui dice Ok, sta per fare qualcosa che potrebbe cambiare l'outcome di tutto questo. Sì, ha creato anche un ma tu, cioè, io sto per morire e tu perdi tempo a chiedere scusa alla signora. Ah, anche tu! c'era, c'era! E infatti, subito modo, dopo, mi stupisco istintivamente del fatto che io stia così e mentalmente, per, in una frazione di secondo, realizzo: Wow, ok, è temprata a queste temperature, e non è normale per un essere umano. Mm -hmm. Scaccio il, il, il pensiero che la riguarda e mi e getto trevi. immediatamente per terra su Moloco. No, 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 Moloco! Simo, fammi un tiro salvezza su, su morte. E la faccia cambia di nuovo. Cosa ho capito? Tommy, caduto. Dai, dai, che ce la fai. Eh. Essendo fuori, dai, fuori dal fight, quindi non avendo un'iniziativa. Dove il tiro, se morte deve essere all'inizio di ogni suo turno, qua mi sono calcolato non ogni 6 secondi, ma ogni tot, a ogni, sì. a ogni punto e a capo del, delle vostre descrizioni e interpretazioni. Avrei fatto lo stesso. Te l'ho visto uno, no, raga, è uscito 19. Ok, allora io non so se è in tutti i dadi così, però c'era quello sì, che ho sì. visto rosa, no, no, sì, tutti è a fianco al 19. È matematico, è giusto così, ma voi dovete provarla una cosa del genere per rendervi conto di che cazzo significa che vi sta per morire il personaggio. Ti il dado vedi uno, un frammento di secondo dopo vedi 19, cioè senti proprio l'ano che si dilata. Dai, no, no, ma per devi no. sempre andare così, il cuore che smette di battere, no, l'ansia che ti mi ti pervade. Ti Dovuto, però in generale comunque senti a me un relax totale che Sì, ho capito oh, È tu, quasi orgasmico Ma tu così. basi tutto sul culo Simone, devi smetterla è buon eh, buon Ma è Simone Ho capito Ma andiamo avanti, andiamo avanti. Ok, no, è successo Subito piazzo entrambe le mani su di lei e comincio a usare in posizione delle mani e le restituisco tutti e 15 i PF. Questo è il momento in cui c'è stata la svolta, quindi non c'è più il pericolo e questo si trasforma subito in hilarità e, e tranquillità da parte del party, Solita no? Tutti e quindi. Immediatamente. Là, si gali... Quanti pf hai Por tu? Cattà. Ma lui e lei ne ha 11 tanto. Ne ho 8, non mi interessa. Ma... La domanda di Gian perché pensava che fosse un siphon, no? Tipo, sì, ti, ti, ti uh, do uh, i miei pf. Ne, non avendo mai giocato paladino, uh -huh. non avendoli mai avuti in party, almeno in quinta edizione, non si sì, allora. Però, no, non c'entra niente, avevo una pull di 15 pf da ridare a piacimento. Ma... Allora, se la vedo male per terra, svenuta, Quindi, uh, allora... morente. Ok, cioè mi Nel risveglio coi muscoli praticamente. I muscoli praticamente <susurrisa> che vede, che vede, che così. Aiutami un flusso magico troppo allora, forte. Però, questa è stata la tensione proprio che la si la è sciolta, è scivolata la via. La e noi, che possiamo metterci a ridere finalmente. <that> <that> Eravamo tutti nella scena, la stavamo vivendo, Manciulla, e c'era anche, anche me. Gesù. Dilarito 11. No, vabbè. No, me, è è me. A me le mani. No, tu l'hai già visto. Utilizzare il suo potere per guarire. Ridiscrezione di Gian, importantissima per uscire dalla situazione. Ma non ho mai visto così tanta luce propagarsi da, dal suo volto, dalle sue spalle, dal suo simbolo attraverso la mia faccia mia espressione di uno che <ride> o sto vedendo la madonna che gli è salita la botta <ride> oppure io, io, io sono in character in questo momento sono lì che dico avrò fatto abbastanza torna in vita ce l'ho fatta attraverso le sue mani fin nel corpo di moloco la brina che ancora lo copre per via del soffio del drago, è come se diventasse tiepida lentamente si sciogliesse, ma quella che dovrebbe essere acqua, è come se diventasse un fluido di luce che si unisce a quello scorrere, arcano, divino, verso le sue mani. Lo stesso succede al corpo di Moloco. La pelle, ancora più pallida, ancora più bianca, color del ghiaccio, ormai per via dell'effetto del, del colpo del drago bianco, riacquista quel poco di colore che la distingueva. Vedi che il respiro diventa più regolare, vedi che Quel tremolio leggero che aveva si calma, si placa, e con, e con esso anche il ritmo di Nadar del suo respiro diventa più regolare. Un po' forse perché il caldo abbraccio della sicurezza che gli dà il suo dio lo tranquillizza, ma anche forse la certezza di stare salvando la vita a uno dei vostri compagni lo rende un tutt'uno. Il suo respiro con quello della sua amica. Grandi respiri di entrambi, finché a un certo punto Moloko non riapre gli occhi. In character, assolutamente, ed è bellissima questa cosa. ...quasi un brutto sogno, quasi come se fosse stato un blackout. Tutto è stato bianco per un istante, tutto è stato nero per un istante e adesso, come riapri gli occhi, il sole quasi ti acceca. Vedi soltanto possente, quasi opprimente la figura di Nadar... Con le sue mani sul tuo petto incrociate, con uno sguardo per quanto i tratti dei dragoni non possono essere particolarmente espressivi, capisci lo sconcerto e la preoccupazione nei suoi occhi. E la prima cosa che vedi è appunto lui in quel momento. Ehi! Hey. Ok, è tutto ok, ci sei. noto di essere di stare incombendo su di lei mm. e quindi mi sposto istintivamente per dare questo è il look che mi ha dato Giano ovviamente stavo incombendo su di lei mi ci ha fatto pensare e mi sono tolto non mi sarebbe venuto però anche lì è ottimo hai detto di averlo fatto un, un po' con malizia ho anche con un po' di carote e un po' di bastone perché appunto esatto. apri gli occhi e vedi lui ho voluto ispirare un pochino una ship e allo stesso momento ho voluto <ride> ho voluto anche fare, creare questo Quasi questo fastidio in, in Moloco dell'avere una figura così grossa addosso. Sì, hai, hai fatto il k del, del disco che si interrompe! Darle spazio appena fa per ritirarsi su. Oh. Io posso Mom. muovermi? Sì, 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 sei libera, sei un po' iniziata a Ok, okay puoi sì, in quel momento la mia ira è tipo svanita, mm. però mi giro e mi rendo conto di che cazzo ho combinato. Mm. E quindi vedo lei a terra, che però è già stata curata. <ride> lei è quasi ma comunque ucciso. mi sono molto estremamente dispiaciuta. Mm. Cioè, quindi corro verso di lei a terra, cioè mi metto proprio ginocchi a terra che striscio per andare verso di lei. Moloco, scusami, è stata tutta colpa mia. Siamo ancora amiche, vero? Sì, Amore. certo. <ride> non ti preoccupare. Una roba Cazzo di nato. due metri che ti dice è scusa. Avrei dovuto far dire a Moloco, in... eh, sì, hai ragione. Adesso per farti perdonare, respirazione bocca a bocca. <ride> mi manca l'aria. Sì, mistero. invece mi hai mandato via. <ride> E eh, vabbè, beh, perché molocco era eh no, una ci chance. Stava. Io pensavo foste molto incazzati con me, ma pensavo anche, anche il pubblico si sarebbe messo lì: Tipo, cazzo, fai? Hai quasi ucciso. Cazzo, figa. Beh, sì, no. In realtà, ho ricevuto, non dico complimenti, ma quasi perché alla fine il comportamento è stato in linea col barbaro. Assolutamente. Punto. Sei rimasta fedele fino alla fine e. Non abbiamo pagato grosse conseguenze alla fine, ha reso tutto abbastanza epico e ha dato un senso, ha dato, ha dato là a Gian per... Per farci vedere quanto forte fosse questa creatura. Perché ha fatto 19. <ride> sì, sì. Mi è andata bene. In realtà mi è andata di culo. Cioè, 50, Vabbè, 50 con mesi. uno, se veramente usciva uno, erano due fallimenti. Avresti avuto ancora un tiro da fare, esatto. possibilmente fallito. Però avevo, avevo fatto un buon tiro quando a, 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 a tira... ha ah, fatto il solito. Sì. No, no. dico: cioè, se certo. sul tiro salvezza su morte, invece che 19 no, fosse stato veramente uno, non è che morivi lì sul colpo. Era come se avessi fallito due volte di fila. ma mm -hmm. ah, io mi ricordavo che. no, no. A no, due no, fallimenti no, no, no. no, esatto. l'uno vuol dire due fallimenti automatici sì. però io in quel momento non lo so cioè io in quel momento eh, sì, ero sì, sì, sì. raga perché non mi è capitato quasi mai di fare tre su morte anzi mai mm, è mm. la prima volta che ho fatto mm. tre su morte e, e, e quella e io in quel momento ero convinto eh, erroneamente che facendo uno il mio personaggio moriva Quindi perché quando a... io ho visto uno mi si è gelato il cuore eh forse perché tu sai che se ti riventi Fine sei, 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 e, torni con un punto ferita è stato automatico pensarlo. Mm. Che bello! Non è andata così, e siamo contenti. Però, con questo vi vogliamo far capire quanto importante sia una morte. E figuratevi, noi abbiamo trattato così una non morte, un personaggio morente. Quindi è importante perché così come vi abbiamo emozionato, voi potete emozionare le persone al vostro tavolo, o potete nel senso, che siate master o siate giocatori, perché potete anche farvi passare la palla se un master vi dice, dimmi che cosa succede, raccontamelo. No. Io, io ci tengo anche a mettere l'attenzione su un'altra cosa per tutti i giocatori che ci stanno ascoltando. Vabbè, io in quanto montatore di, di prodotti audio-video che vedete su Intails godo fortissimo quando <ride> succede qualcosa e gli altri giocatori al tavolo che non sono protagonisti di quella relativa scena mi regalano delle, delle emozioni visive, quindi delle, delle espressioni di stupore, eh, di rabbia, anche se il loro personaggio non è presente, ma quando il giocatore in meta ha delle reazioni genuine, intanto vuol dire che sta ascoltando. Ma a me, come editor, mi dà l'assist per sì. far vedere le azioni degli altri, coinvolge maggiormente anche il pubblico. Io lo adoro. Ma, Ma questa sì. cosa è tanto importante in un prodotto audiovisivo come il nostro quanto in una campagna o una one shot giocata al tavolo fuori dalle telecamere. Sì, 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 sì. Se voi siete a casa con i vostri amici, state giocando a DD e non siete protagonisti della scena, magari è protagonista un'altra persona e si è preso uno spazio enorme. Ascoltate ed estate attenzione perché in quel momento, okay. anche se non state giocando, state giocando, siete parte del gioco. Le vostre reazioni sono fondamentali per far sì che tutto il party sia più dentro al gioco e quindi che quella giocata risulti più viva per tutti. Beh, un esempio stupido, ragazzi, senza fare troppi spoiler, però, season finale della terza stagione di Lux Sara non è che ha pianto a comando per finta, eh, punto. Mm e là no, vabbè poi entriamo in no, no. un tuo discorso che c'è chi ha criticato eh, ma non si può piangere per un gioco da tavolo secondo te esatto. perché non hai mai giocato <ride> come cazzo si, si deve giocare porca miseria poi vabbè io piango per i cartoni animati sì eh, oh, la sensibilità sens è madonna esatto ci sono fior fior di anime che mi hanno fatto piangere tranquillamente ma, ma è normale ma perché dovremmo vergognarci di provare mm. emozioni mm. forti è il patriarcato che ti dice che non devi maschilità tossica ah. eh Andata. Sbagliato, ho rotto il cazzo. Niente, <ride> oh, okay. oh, perché dicevo <ride> arco narrativo delle formi chimere. <ride> Finale Meruem, comunque. Posso... Ragazzi, abbiamo sviscerato un eh, sì. po' di quelle che erano le tematiche ciccia che hanno costituito il talk show fino adesso, e sì. adattandole alla tematica di Dungeons and Dragons, Forgotten Realms. Io vi ringrazio tantissimo per aver partecipato a questa serata, tanto sicuramente ci sarà modo a rotazione. Vogliamo far tornare giocatori, non solo Dungeon Master, quindi avremo un po' il punto di vista di tutti quanti. Abbiamo in preparazione alcune puntate che sono specificatamente indirizzate ai giocatori, quindi sicuramente riavervi qui ci farà un sacco piacere. Ringraziamo la nostra chat che è fantastica come sempre tutte le persone che ci hanno fatto delle domande, belle domande, molto belle domande. anche che moderatori di Discord che parlano sempre benissimo di noi? NordVPN, prendete NordVPN, ragazzi. Ah sì, anche NordVPN esatto. parla molto bene di noi <ride> e voi dovete parlare bene di NordVPN. Mm -hmm. Punto esclamativo NordVPN e Intel VPN come codice. Bene, detto qualcun altro ha qualche saluto specifico da fare, altrimenti chiudiamo. Ragazzi, vi ricordo che se volete giocare o scaricare gratuitamente lo starter set, non avete che da iscrivervi alla newsletter di Dungeons and Dragons, punto esclamativo, dnd in chat per andare direttamente al link di Dungeons and Dragons, lì potete iscrivervi alla newsletter e via email vi arriverà appunto lo starter set che contiene il regolamento base streaming zito e tutta l'avventura più le schede dei personaggi prefatti al in interno. Infine Rob e saremo al Napoli Comic Con quest'anno. Saremo al Napoli Comic Con, pubblicheremo le nostre date di presenza e i nostri appuntamenti nel corso dei prossimi giorni sui nostri social network. Vi ricordo ragazzi che domani ci sarà anche il pre-post show del nuovo episodio di Navigavia Navigavia di cui possiamo vedere una diapositiva del taccuino eh, targato Navigavia in tail nelle mani di Roberto eh, venerdì riprende la Hollow Knight Night sì! alle 21 con me e Simone per... ci riuscirà a battere Nightmare King Grimm Non no! lo sappiamo <ride> dopodiché ragazzi lunedì riprendono ovviamente le nostre pubblicazioni su Intel, come ogni settimana con appunto iniziando dal rewatch della seconda stagione di Luxasdra vi e... Invito anche a restare molto attenti sui social ragazzi, in particolare in Tales Herald, che è appunto il nostro canale Telegram, eh, Telegram di, delle <coughs> comunicazioni, perché eh, sì, saremo presenti al Napoli Comic Con, ma il Napoli Comic Con non è l'unica fiera al quale saremo presenti. è uh, solo la prima di tante. La prima di tante e soprattutto da qui fino a una certa data, fino a una certa fiera, ragazzi usciranno piano piano delle novità sempre più importanti fino a raggiungere l'apice, l'orgasmo, la dilatazione da del perché ci saranno delle, delle cose bomba e vi comincio a dirlo già da adesso. Che basta. Beh, hai delle, già detto no, troppo. Sei tuned no, perché abbiamo un sacco di ciccia no, da fare. delle cose e proprio bello. da. Ah! Capito? Cioè, che proprio. Ah! Mm, grazie a ah, so te. chiamo il telefono azzurro! <ride> asmr di irrape in diretta da parte di Simone sì. e mi raccomando ragazzi seguite Manfredi sul suo profilo Instagram, Dangerisk su Instagram e su Twitch Simone, fancazzista no, su no, Instagram no. Corvi Schiddo su Instagram e Twitch me, vabbè, eh, Gian e Gianandrea Gian dai che ci divertiamo anche sui rispettivi social networks un yeah. bacione ragazzi buona Bella. serata, buonanotte Tutti... e alla prossima e, e, bu Ciao. Botte. e, e buone botte e